si manca pochissimo, quindi mi dedico anche a questa cosa. Io già vi ho salutato. Ciao YouTube, ciao me del futuro. Quindi piccolo veloce riassunto. Ti ricordo che nell'arco di una crescita dovrai spiegare tutto quanto quello che ti passa per la testa nella giornata e nei tuoi progetti. Sarà questo caro diario un modo per spiegare, farti conoscere, ma soprattutto ricordare e fissare in te alcuni progetti che tieni veramente. E quindi piano piano, da un anno ad oggi, avrai la possibilità di registrare tutto quello che ti passa per la testa nell'arco però solo di una clessidra, in maniera tale da dedicare a tutto il progetto solo un'ora. Sacco di youtuber. Ah, quella che letta la stessa è una fortuna violetta. Caro YouTube, secondo giorno, c'ho qui a fianco il mio cagnotto che russa. Perché è appena uscito presto, neanche lui è abituato a svegliarsi così presto e a fare già la passeggiata. Allora, ci sono dei personaggi che mi hanno un attimo ispirato, come un Luis Montemagno, Kalel, un Sinergo, Dr. Laszlo, Barba Scura, cioè il signor capitano Barba Scura, hanno molto in fatto a scoprire qualcosa di nuovo. Io, caro YouTube, come stai? Tanto non me lo dici, a meno che non mi commenti sotto. Sarebbe cioè ogni tanto mi immagino tipo il signor YouTube, no? Tipo una scherma con, cioè una persona, giacca e cravatta, con il logo che osserva tutti i video, tutti i contenuti e si annoia. Si annoia terribilmente. Cara YouTube, facciamo un piccolo discorso serio tra me e te. Non è un po' un... pronti per questa? Cara YouTube, oggi ti scrivo, oggi ti parlo, oggi ti dico quello che faccio. Allora, anzi, ho un sacco di pensieri va adesso, a dire la verità. Un sacco di tematiche. No! Fa freddo, fa tanto freddo. Quanto pare è arrivato il freddo polare. Probabilmente perché oggi si caca da freddo. Anzi, tanto è vero che mentre mi stavo lavando prima, oggi ho pensato, questa è una di quelle giornate che lavarsi il culo così. Oddio, oddio, sto perdendo iscritti. Ora come faccio a respirare? Ma YouTube, il tempo sta per scadere, ho parlato più o meno da 13 minuti, adesso vorrei fare un sunto tutto veloce, veloce, veloce e vediamo che esce. Allora, ieri è successa una piccola cosa, la mia fedelissima Canon 600D ha deciso in maniera autonoma da me prestabilita qualche mese fa e non me ne ricordavo che a 15 minuti la registrazione si sarebbe... Vabbè. Caro YouTube, come stai? La Befana ti ha portato la caramella o ti ha portato la carbonella? Mia cara Befana, dovresti stare un attimo ai passi dei tempi, non solo rammendare i colcini, ma a questo punto invece della carbonella e del carbone, perché non portare una bella pila esausta, senza carica batterie, così dici, guarda, è più inquinante del carbone stesso, siamo una vera... bello carico, quindi questo farà. Caro YouTube, quale sarebbe un sassolino nella scarpa che in questo momento tieni? Magari YouTube creators come me, che non sono né trash e né qualità, sanno soltanto quello che non sono e intasano i tuoi server con tutti i bit completamente inutili? Siamo noi i sassolini? Noi che non riusciamo a crearti un indotto? Dal 100%. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho poco tempo, il tempo scorre. Cara YouTube, hai visto come il diario di Para si è trasferito nella sezione non elencata in maniera tale da non recare più disturbo ai miei bellissimi, carinissimi iscritti? Infatti, mi sono un attimo messo nei loro panni nel momento stesso in cui vedere sempre una solita miniatura tutti i giorni con scritto solo... Caro YouTube, piove e rimanere a letto è una tentazione talmente forte che quasi quasi stamane ho rischiato di cedere. Di cosa vorrei trattare, parlare, appuntare su questo diario? Ieri sono rimasto molto contento e sorpreso dalla menzione speciale di Barba Scura e mi sono reso conto di come sono YouTube, ho trovato l'argomento.
parlare e oggi con una velocità quasi inaudita, infatti neanche sono passati 3 minuti dall'inizio delle riprese. Qui il prossimo video che sarà da realizzare è tipo una top 5 che mi immagino di come fare le bolle di sapone con il tubetto. Top 10 tipi di bolle, dopodiché la... La giornata di oggi si sta preannunciando splendida. Il sole sta sorgendo, ci sono quelle nuvolette a pecorella che riscaldano l'ambiente con i loro colori caldi riflettenti il sole. E in tutto ciò, come al solito, nel momento stesso che mi sono posto davanti all'obiettivo, tutti i miei bellissimi discorsi e pensieri sono... Cara YouTube, oggi iniziamo di buona lena, è prestissimo, mi sono svegliato da poco e perché andrò a Napoli questo weekend e mi devo ancora preparare tutto. Cara YouTube, ho sempre più svaccato, deve diventare qualcosa di easy, facile, no? Tentativo numero 1. Per questi 15 minuti l'unico obiettivo da me predisposto sarà quello di esternare qualsiasi mio pensiero in un flusso di pensieri senza una precisa meta. Quindi, per correttezza, vi consiglio di non vedere ulteriormente questa visione, tanto è vero che a questa decisione ho deciso di non mettere più in elenco questi video in maniera tale che solo chi è veramente interessato a percorrere questo viaggio mentale insieme a me potrà accedere. Vi prego perciò di, se siete in intenzione di proseguire, di non scandalizzarvi, di non dar retta troppo alle mie parole, ma soprattutto mi riferisco a me stesso. Questo video nasce con l'intenzione di esternare la parte che più oscuramente io tengo tra me e me, tutti quei pensieri che solitamente tengo a bada, a freno, perché c'è qualcosa che dice che non devo farli uscire, emergere. Non voglio neanche caricare in un'atmosfera troppo creepy, spaventosa, non è mia intenzione. Voglio sinceramente esternare, dare possibilità a quel flusso di pensieri, a quelle emozioni che tengo sempre in fondo a un ambis emotivo, in maniera tale da... Caro YouTube, sono stanchissimo. A parte la stanchezza mi si porta via, sono stanchissimo a vedere la mia faccia e le occhiaie. Quasi sta facendo più buio perché io sto tornando tardi e mi sto, invece di aver fatto il via all'alba, sto facendo il via al tramonto. Caro YouTube, mezzi pubblici, tanti mezzi. Nei mezzi ci sono tantissime storie nascoste e assistere a scenette comiche, rasenti a... Carissima YouTube, non era il momento opportuno solo dopo 2 settimane di uscire dalla propria stanza e iniziare a fare delle riprese in nuove location, più esotiche, più esterne, con rumori tipici della vita urbana mista alla vita della bucolica campagna romana? Caduta, la crescita si è rotta e adesso scorre un tempo che non è più recuperabile. Non è forse questo quello che accade tutti i giorni quando noi ci alziamo la mattina, ci svegliamo? Però
quello che non dovrebbe fare mai un mago, quello di svelare nell'arco del tempo quello che io ho studiato, ossia, per esempio, come sputare fuoco con la farina, su quale è il principio scientifico perché accada una cosa del genere. Questi piccoli soffi così sarebbero il principio per il... No, presto io faccio tutto. Credo! Stavo pensando sempre a un modo di esternare che non mi piace tanto. Devo lavorare un po' meglio su queste cose. L'importanza di conoscere le parole. L'importanza di conoscere le parole. Cioè, veramente, mi sto rendendo conto che più uno riesce a masticare, a pronunciare bene le parole... Bella, eh? Veramente bella. Allora, che bella, che bello. Che bel regalo che ho ricevuto. Viaggi su questa cosa. Ormai sta diventando quasi una tradizione il ricevere come dono la clessidra. Che è bellissimo, perché in questo modo è come se la persona che in quel momento mi vuole... Mi sto sistemando un po'. Buongiorno YouTube. Stamattina mi è girata così, mi metto in finestra come le vecchiette del paese, no? A impicciarsi, a farsi i cazzi degli altri. Ma sì, dai, svacchiamo così, qual è la cosa importante, no? Ho una bella vista a bosco, strada e stadio. Sto notando che ho una grandissima difficoltà. Buongiorno YouTube, oggi cercherò di stare fluido e velocissimo in questa bellissima discussione che vorrei portare, ovvero non ho più pallida idea. Ieri, oggi e domani, qualche mese fa, o qualche settimana fa, o qualche giorno fa, oppure qualche anno fa, dipende da quando vedrete questo video e quando vedrete... Caro YouTube, oggi è una bella giornata in cui l'acqua precipita da un cielo plumbeo. Nella vallata del bosco vi è una nebbia persistente. YouTube, oggi sto da paura. Cara YouTube, bella. Facciamo un bellissimo elenco delle cose che vorrei fare. Modi di fare le bolle dentro un bagno. Degli esercizi per la postura. Settimana dedicata all'arte. Caro YouTube, sei in calderone dell'umanità. Di tutto quello che può passare per la testa delle persone. Caro YouTube, che bello cominciare ad avere una routine e svegliarsi la mattina, quei 2-3 minuti prima che suona la sveglia. E poi vabbè, io ho la sveglia, la colonna sonora di Disincanto, per prendere la difficile decisione di... Bellissima YouTube! Prendo altro fiato, prendo altro tempo. Qualche giorno fa ho cominciato a pensare a un'idea fantastica di andare a farmi delle riprese. Si dice andarmi a fare delle riprese? O almeno andare a realizzare delle riprese per Roma, così. Ovvero, in questa maniera, stare fisso davanti alla telecamera per 15... Posso cambiare il viso al volo? No. Salve fratelli, buongiorno, lieta giornata a tutti voi naviganti dell'etere virtuale YouTube e del web. Sarà così, il luminoso irradiato di luce, nero monelletto lo pisciava sopra il letto, lo faceva uscire, vai.
Scusa quanto tu sei. Cara YouTube, location proibita stamane, tanto è vero che seguendo le briciole delle bestemmie lasciatemi da una forza superiore, mi sono ritrovato in questo punto in cui non potrei accedervi. Ma iniziamo dall'inizio? Perché non potevo accedere a... Carissima YouTube, oggi mi sono reso conto che la registrazione audio non è andata come volevo perché ho tentato di aumentare i frame registrati della fotocamera e questo comporta sì una registrazione in 30 fps ma a una mancata registrazione audio. Perciò 15 minuti di bla 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 senza senso. Buongiorno YouTube, che splendida giornata di sole si sta preannunciando dinanzi a me con un gelido soffio che mi sospira nell'orecchio, mi fa gelare le membra del corpo. Permettimi di togliermi un groppone dallo stomaco dei miei pensieri e del proporre bolle di sapone nei spettacoli. Buongiorno YouTube, sto notando un sacco di YouTuber, un sacco di persone, cioè quindi non sono l'unico a rivolgersi a te come entità superiore, quindi entità distinta, YouTube, entità. Caro YouTube, in questa penultima giornata di un freddo YouTube, come stai tu? Io mi trovo adesso un po' seduto e tu? Sarà che la neve fuori c'è e ora che... Inizia a parlare normale. Però, io dal mio originale azionato para a un anno. Yeah! Va. Para un anno! Buongiorno YouTube, io sono Para e questo ero io da piccolo dry, 0 a un anno. A un anno? Che cos'era un anno? Cioè che ero io? Un aggregato molecolare di atomi, cioè questo ero. Che pensava, i miei unici problemi nella vita erano mangiare cacà. Però vabbè. Buongiorno YouTube, materiale non digitale. Buongiorno YouTube, questo sono io, un piccolo para all'età tra un anno e due. Tanto è vero che non riesco a capire bene l'età anagrafica di questo bambino per il semplice fatto che mi sono reso conto che vi è una difficoltà nel reperire materiale fotografico che sia stato ben ordinato e... Tratti da altri corsi, vi cuore, vabbè. Buongiorno caro YouTube! Caro YouTube, oggi più di ieri sono scazzatissimo, ma perché dire caro YouTube quando ci siamo solo io e tu, mio caro para del futuro? Questo sei tu, un piccolo draghetto che si aggira per Villa Doria, situata ad Albano, e in un periodo di carnevalesca Baldoria si aggira... Andiamo, oh, sì, passivo. Ci parte to YouTube! To YouTube. Caro YouTube, questo sono io alla tenera età di 3-4 anni. Come potete vedere dalla... Da un cazzo. Qua c'era un cerettissimo perché mi era rotto il mento. Ma l'aneddoto del come mi sono rotto il mento è qualcosa di veramente interessante. Infatti, all'epoca... Che guarda fuori dalla finestra. Carissima YouTube, questo sono io che caco. Vedete? Ballo? Bella? Non potete fregarmi, non potete renderla pubblica. Vabbè, stavo in mezzo al bosco. Uno si chiede: perché c'hai una foto di te che stai cagando col vasino? Ma questo sarebbe da chiederlo a mio padre, che lì per lì ha trovato molto bonariamente
una da lavoro e una ringhiera con righe rosse. Che dire, il tempo passa, io sono stanco, cara YouTube, se ci sei tu, un sorriso mi vien su. No, non è vero, mi è certamente sul cazzo, sto progetto lo sto odiando, perché? Perché mi occupa un sacco di tempo e io in questo momento il tempo ce ne ho tanto, ma non da investire per registrare in maniera autobiografica, biografica, il mio modo di essere. Si infliggeva Credubo, come stai tu? Io sto bene, una splendida giornata. Mi sono svegliato nuovamente presto. Sto ricominciando a riacquisire degli orari che mi permettono di fare tutto con meno foga. Ma in tutto ciò mi sto rendendo conto che probabilmente in questi giorni ho sfasato di un anno nel... Cara YouTube, buongiorno YouTube, come stai? Oggi è una giornata un po' variabile, esce il sole e le nuvole, parliamo di... Qui sono io, anzi questa è la sagoma di me che scruta le bellezze e le increspature del lago di Garda. Ma perché nell'estate del 97 mi trovavo nei pressi con la mia famiglia in quel lago? Stavamo facendo una pausa nel nostro tragitto, nella nostra meta che in quell'estate... Ci sono delle nuvole belle, grandi, bianche. Ma perché parlare delle nuvole del tempo come al solito, se non di un bellissimo piccolo para? Pala cazzo di cane, cioè io sono della filosofia di Boris. Non esiste né bello né brutto, esiste. Parliamo di questo? Vogliamo veramente parlare di questo? Eh? Il sole si è andato a nascondere. Riparte tutto da capo prima che si interrompa? Ma certo, sì. One. La dermatite che avanza sulla faccia e sulle mani, che bello sarà domani, che mi sbarbo e mi taglio, ma soprattutto sull'inizio della settimana, che in questi giorni tutto il ritmo è andato a puttan. In questi giorni Caro YouTube, senti il rumore, il suono cacofonico dei mezzi di trasporto che trasportano merci e persone in strade trafficate di pendolari costretti ad andare a lavori tediosi, non come disoccupati inoccupati come me, che possono godersi l'ebbrezza leggera di un febbraio e sentire o cantare, cinguettare uccellini in un completo e... YouTube, sono 14 volte che sto cercando di registrare questo video con un saluto a YouTube, bella YouTube, tutte cose YouTube, tu. Come stai? Ti senti bene? Stai bene? Bella per te. Quello che volevo oggi portarvi è la foto album fotografica della Sardegna. La Sardegna 2001, mi trovavo in Sardegna. A che fare secondo voi? Tuffarmi in questa bellissima... Si vedrà tutto... Buongiorno YouTube, allora, cara YouTube, volevo parlarvi in maniera semplice e veloce di qualcosa che in questo momento mi sta sfuggendo di mano. Estate del settembre del 2002, qui possiamo vedere un para in sottoesposizione che osserva il mare uggioso e con un'espressione da cagnolino bastonato guarda l'orizzonte, o almeno in quel momento si gira per guardare il... seguendo la costruzione della marionetta. Buongiorno carissima YouTube, è la terza volta che cambio l'ISO della fotocamera perché piano piano il sole sta sorgendo sempre più in alto e illumina con i suoi raggi questa stanzetta, perché oggi sono sottotono, sono stanco, sono turbato e sono pensieroso. Ah, queste sensazioni quanto mi mancavano, crogiolarsi nelle proprie paranoie, proprio un sapore così... Spingo di gola, non di diaframma.
rabbia e nervosismo sono state causate ieri da poco dormire a causa dei pensieri frutto di un'insicurezza e paranoia che si poi manifestavano in una specie di gelosia molto infantile. Questo mi ha portato a pensare e riflettere la mattina di ieri mentre passeggiavo nel bosco insieme al mio cane e cercare di rompere. Caro YouTube, sto osservando questo album fotografico consegnato alla data del 2005, ma in realtà trattasi di praticamente tutte foto del 2004, tant'è vero che l'unica foto che mi ritrae da solo è nel giorno del mio compleanno a novembre, quando compio 14 anni, quindi entro... Ah, provo a farla tutta d'un fiato. Caro YouTube, domenica mattina molto presto, l'aria è fresca e si nota dalla condensa che non vedete dal mio parlare, insieme al mio fedele cagnotto nero che in attesa di un lancio della pallina sto qui a parlare di prima mattina. Para, che è in forma di caparezza. Caro YouTube, la luce diffusa e omnidirezionale così morbida è stata offerta da un cielo nuvoloso mentre io ho parlato nelle mie possibilità dei ricordi legati alla penultima vacanza con i miei genitori in Corsica. Guardate che bel mare, bellissimo, guardate che il capello riccio è sparito e soprattutto si nota... ricordi alla piattaforma facebookiana del 2008. Infatti, allora, caro YouTube, ho commesso un piccolo errore pensando che nel 2008, dato che corrisponde all'iscrizione di Facebook, potessi avere delle foto del mio profilo aggiornate a quel tempo, mi sono reso conto che non era così. Perciò, in questo momento, nel mio cercare... buongiorno, cara YouTube. Ah, caro YouTube, velocissimo, ho deciso... Caro YouTube, buongiorno, velocissimo sarò perché ho deciso di fare solo un discorso fluido, provando di non creare tagli durante l'editing, ma soprattutto di diminuire dai 15 ai 10 minuti la registrazione. In questo particolare giorno, finalmente passiamo dal visualizzare le foto... Buongiorno caro YouTube, qui a chi ho ancora buttato dal sonno e appena terminato di fare colazione ho deciso di prendere subito la registrazione perché mi sono leggermente alzato tardi, poi il mio cellulare è caduto dietro il letto, ho dovuto perdere altro tempo nel recuperare il cellulare dietro il letto spostando i mobili e quindi ho detto facciamo così, registro e poi dopo mi lavo, faccio tutte le cose che devo fare. Ma qual è la cosa più bella di oggi? Che oggi parliamo di... adesso vedete un frame. Buongiorno YouTube, che splendida giornata di nebbia terza. No vabbè, se nebbia non è terza, no? E se fosse seconda? Cazzo di prima mattina. Buongiorno caro YouTube, questo sono io con il flow attraverso un bel cappello. Allora, è la maglietta di Emergency che... sarà stata tipo da tantissimi tempi. Che mi riporta in mente questi ricordi? Più che altro era un periodo in cui... allora, vediamo se questo si vede. Caro YouTube, buongiorno. Che bellissima barba, fra poche ore sparirà. Io sono sempre più sciatto, però vabbè, oggi mi farò bello. E in tutto questo vorrei subito andare a parlare di questa foto 2012 a Bologna. Sì, questa è una bellissima foto in cui io per le prime volte mi stavo esibendo in maniera del tutto libera a piano. YouTube, Sound Orange, caro YouTube, che domenica
splendente. Ma non perdiamo tempo e parliamo di questa foto che poteva essere messa davanti a celletta funebre del morto. Tant'è vero che io quel giorno, quel periodo, posso dire di essere morto spiritualmente. Perché? Perché mi stavo recando a Montelago Festival e in questo luogo ho avuto più di belle esperienze, anche bruttissime esperienze. Soprattutto verde, paradoxa il verde. Buongiorno cari YouTube, come stai? Benissimo, io sto bene. Oggi in una giornata leggermente nuvolosa e fredda parliamo di questo personaggio strano, di questo paradoxal verde. Una persona che si aggirava per i castelli romani e in giro per i festival di tutta Italia nel proporre delle magie di bolle, dei quattro elementi, quando questi argomenti non erano molto... Ciao caro YouTube, oggi un video uscirà leggermente tardi, ma a chi interessa? A nessuno. Ma vogliamo parlare di questo? No, parliamo di questo tizio, cioè questo che sembra essere uscito da un video da un film, di quello là, di Totò al Malocchio. Vabbè, tizio sti occhialetti, sempre un po' alternativo, sempre un po', però un po' non mi pare tanto alternativo. Di che stiamo parliamo? Cioè di che... Buongiorno, ciao YouTube. Ho un po', come si dice, appannato l'obiettivo, ma è un problema? No, certo che non è un problema. Oggi parliamo subito velocemente di questa foto. Questa foto che mi ritrae al Baiocco Festival nel 2016, che è un festival di arte di strada, tra virgolette, perché secondo me era un festival di arte di strada e adesso è diventato un festival che è tipo sagra del commerciante e della porchetta. Perché ormai, mentre prima, nelle prime edizioni, si dava molto... Che YouTube, che bellissimo, bellissimo, ha messo questo fair play, durato solo 28 giorni, ne sono un giubilo che non finisce più, non solo perché nell'indomani mattinata io starò a Bologna, sì, ma soprattutto perché sarò a Bologna con questi panni, ovvero del giullare vero e falso, anche se in questa determinata foto, indovinate un po', mi ritrovavo a ruolare nei panni di un mercante un po' furbesco, un po' giullare. YouTube, caro, ripresa un po' a cazzo di cane. Si è arrivati a Bologna, sono arrivato a Bologna. Ripresa bene, presa veramente bene. Mi sto riposando un attimo dopo quasi 4 ore di viaggio e non passa. Obiettivo è sporchissimo. Non so neanche se ce la farò a pubblicare stasera, ma dai, è sparita solo nel momento che ho messo piede qua. C'è stato un sacco di casino, però vorrei far notare come Prido panca bestia che... Buongiorno YouTube, che bella giornata per iniziare all'interno di un parco trasformatosi in bosco a causa dell'incuria e iniziare in questo modo, nel miglior modo, un giorno che si trapela pieno di impegni. Per fortuna, quanto bello avere impegni e non poltrire in maniera letargica all'interno di un letto, se ben comodo ma sempre Buongiorno YouTube, questa sarà la quinta, sesta volta che sto cercando di riprendere e ogni volta mi impappino e dico no vabbè rifacciamo tutto. Ecco, io in questo momento mi trovo con Nero a giocare con la palla, ma l'importante che volevo dire e ricordarmi nei posteri è che oggi ho deciso di cambiare set alla mia fotocamera. Perché? Perché ieri mi sono reso conto che è un bel peso gestire la telecamera solo con la mano, ma... Buongiorno YouTube, quella era una bolla gigante, fatta da me? No, perché abbiamo la presenza di una complice quest'oggi, ma per la questione di privacy non sarà ripresa per ora, vediamo forse in futuro. Ma in tutto ciò, oltre a bolle giganti in questo bellissimo parco di una giornata nuvolosa di luce omnidirezionale, mi trovo nella bellezza della presenza del mio cagnotto che vuole, come al solito, giocare con il pallone. Ieri il video purtroppo è saltato, ma questo è un problema? Certo, no, perché ormai... YouTube, sto tornando a casa. Oggi è giornata molto fredda, c'è una tramontana che si sentirà di sicuro sul microfono. E niente, che dire, mi sto pisciando sotto, quello sì. Oggi farò il giro lungo. Sto cercando di combattere il mio imbarazzo
questa luce intensissima, il mio imbarazzo. Siamo ritornati nel bosco, al Bosco Villa Parco, insieme a mio cagnetto nero. Ecco perché dico siamo. E solamente per questa occasione ci sono anche la presenza di altri proprietari di cani con i loro relativi cani. E purtroppo mi sono un attimo confinato all'ingresso del parco in maniera tale da poter registrare il video e giocare con loro in tranquillità. Ma che volevo parlare di oggi? Buongiorno YouTube, come avete visto Nero è un portiere eccezionale, ha dei riflessi incredibili, tant'è vero che mi fa faticare parecchio per giocare con lui. Ho scoperto adesso un piccolo trucco quando uso i filtri della fotocamera per specchiarmi nell'obiettivo, in questa maniera non avere più bisogno di guardarmi nello specchietto e quindi lo posso anche togliere e avere più comodità e manualità nel muovermi. Ma era... Buongiorno YouTube, in questo giorno di un sole splendente e temperatura mite preferisco registrare in un ambiente familiare senza dover andare in giro. In questo modo posso anche permettermi poi di fare una uscita prolungata più in tranquillità con il mio cagnotto e poi dopo dedicarmi alla giornata a fare il cenerello, ovvero pulire casa. Ma la cosa che più mi interessava al momento era... Caro YouTube, una giornata bella uggiosa, a quest'ora mi hanno svegliato, tipo oggi che ho deciso di dormire leggermente più tardi e non alzarmi alle 7 come al solito, ma farmi un meno altre 2-3 orette di sonno, perché stasera avrò a che fare col St. Patrick Event dello Yellow Bar a Roma e quindi avrei dovuto fare molto tardi, anzi probabilmente farò molto tardi e soprattutto dormendo in ostello so che dormirò un pochino. Buongiorno caro YouTube, siamo arrivati alla massa critica, ovvero quando ci sta talmente tanta gente intorno che uno può parlare con la videocamera senza avere problemi. Sto a via Fori Imperiali, si vedrà, vabbè, sto a via Fori Imperiali e il cielo è un po' nuvoloso e sto per iniziare a fare uno spettacolo di bollisone, o meno vari piccoli spettacoli per farmi passare la mattinata e arrivare così alla concentrazione. La concentrazione della pallina, lui potrebbe far accadere il finimondo, ma è alla pallina che lui punta. Ecco, proprio di questo sto parlando, della concentrazione. La concentrazione è il nuovo capitolo di cui sono arrivato. Dopo l'immaginazione si passa alla concentrazione e Stanislavski nel suo studio all'inizio del Novecento comincia, grazie ai suoi maestri, ai suoi insegnanti, a comprendere il concetto della... YouTube, oggi puntata tutta speciale di questo vlog diario che io ogni tanto, sono ormai anni che vado in un bosco parco vicino a casa mia e periodicamente vado a fare la pulizia quando vado a incontrare situazioni del genere. Perché lo faccio? Perché ho una sensibilità ambientale a quanto pare molto elevata rispetto alla maggior parte delle persone, o almeno non alla maggior parte, ma a quella piccola. Caro YouTube, oggi è un'altra bella giornata per dedicarsi un po' alla salvaguardia del decoro estetico urbano e oggi, dato che queste cose mi danno un urto fastidio e sono mesi che l'avevo promesso, mi dedicherò a trasformare questo ormai lampione in disuso da più di un anno e mezzo, se non due, in un vaso. Infatti adesso mi sono attrezzato tutti tutti. YouTube, schermici la voce. Allora, YouTube, bellissima giornata di primavera, ufficialmente siamo entrati nella primavera e che posso dire a riguardo? Sto continuando a leggere quel libro fantomatico sull'attore, sul lavoro che dovrebbe fare sulla sua persona, ma in questo momento non mi ricordo granché. Ho fatto in questi giorni una lettura molto distratta. Iniziamo così nuovamente questa giornata al parchetto a giocare con la palla, ma
che è successo? Allora, qualche giorno fa io, con tanta voglia di creare, di rendere un posto più bello e meraviglioso, avevo compiuto un gesto che era quello del creare un vaso da un lampante un po' dove son sulla villa di Frascati, villa Torlonia, in un posto che in teoria non ci si potrebbe stare, ma sti cavoli, cioè ci sta a pensare. Allora, ieri, bellissimo aneddoto, qua troppo sole, che è successo? È successo che sono caduto nel tercesso, no vabbè, stupidaggini. Quello che è accaduto è che ieri mi sono scordato la scheda di memoria e dovevo invece fare delle bellissime riprese e foto in una palestra circo svago a una persona che ho menzionato. Buongiorno caro YouTube, dall'antro del mio studio ti auguro una buona giornata, ma soprattutto voglio menzionare questo splendido sole che oggi illumina questa giornata che ho già detto. Allora, siamo quasi al termine di marzo e come si può evincere dal mio stato... Buongiorno caro YouTube, mi trovo sul treno per tornare a casa e niente, sempre più predisposto a uscire dalle zone di comfort nella ripresa. Niente, penso che il volume sia abbastanza vuoto, quindi questo mi ha spinto a essere un po' più tranquillo nel parlare e parlo a bassa voce perché magari il mio basso voce interessa a silastica, e niente, bel contrasto di colori. YouTube, che giornata bella intensa alle grotte rispetto a quella di ieri in cui non ho concluso tanto, o almeno ho preferito oziare e riprendermi dal raffreddore che mi aveva colto in questo fine settimana, e mi sto preparando ora non solo le attrezzature che porterò domani al TTS, Typical Truck Food Street, ma sto... Buongiorno caro YouTube, una bellissima giornata di primavera. Qua ci sta un bellissimo paesaggio di fiorelli e fiorellini. Ci sta anche un nero che sta di ansimare di pochissimo. Niente, abbiamo giocato un'ora con la palla. Io mi sto un attimo rilassando sotto l'ombra di questo olivo. Purtroppo l'esposizione, come al solito, è molto bruciata a causa. Ciao caro YouTube, sputiamo. Allora, caro YouTube, la voce c'è e non c'è. Anche oggi sto per preparare un po' di sapone per fare gli spettacoli. E in tutto ciò, quindi, carico i miei bei barattoli pieni di polveri e polimeri alimentari per poi prendere e non far cascare alcuni dei... Buongiorno caro YouTube, appena finito lo spettacolo Villa Fiorilli, mi sto riprendendo. Faccio vedere un po' la sezione. Questo vlog andrà in giro come al solito, più o meno quando? Lunedì uscirà probabilmente, perché sto in giro e quindi ho un portatile e soprattutto tornerò a casa tardissimo. Qua ci sta tantissima gente, cioè proprio un sacco di fottio di gente, un sacco di roba buona da mangiare e niente, cioè come al solito. Buongiorno caro YouTube, l'influenza piano piano sta passando, anche il mal di gola e il raffreddore stanno pian pian diminuendo e abbandonando questo corpo stanco e in via di guarigione. Questa mattina, passata a giocare con Nero, ma anche a fare quel lavoro da tour operator, ovvero iniziare a vedere tutti gli alloggi via... Ciao YouTube, come stai? Tutto bene? Io mi sto rendendo conto che ieri mi era presa un attimo a male il non aver portato a termine, o almeno non lavorare da un po' alla marinetta, tant'è vero che oggi mi ci sono dedicato e questi sono tra i primi risultati, ovvero lo scheletro che porterà poi in seguito. Cioè, vedete come piano piano sta diventando così, con le manine cioè della serie che...
Ciao caro YouTube, buongiorno YouTube, che voce nasale la mia. E certo, se uno porta il cane a passeggio sotto la pioggia nel bosco, questo è il risultato, soprattutto se precedentemente c'era la tosse già in atto che ti teneva sveglio la notte. Ma questi sono problemi della vita, no, queste sono le vicissitudini che accadono durante la vita e che prima o poi, speriamo prima e non poi, passano. Quest'oggi un... Che è YouTube, bellissima YouTube, rinizio un po' da capo il mio parlare in questo diario perché stavo pensando a come muovermi per il trapiantare, per mettere la pianta, la quercia, quella piantina piccola piccola che è uscita, germogliato da quel seme di ghianda, e vorrei ricontinuare quel progetto che momentaneamente è stato sospeso a causa della fur... Buongiorno caro YouTube, oggi posizione. Buongiorno caro YouTube, ieri sera mentre stavo prendendo sonno mi sono reso conto di un mio modo di operare o almeno di parlare in questi ultimi tempi. O almeno ci sono dei momenti in cui io tendo a rendere troppo articolato, troppo complicato i miei pensieri, i miei discorsi, soprattutto in un contesto in cui voglio presentare un qualcosa, un progetto che sto realizzando. Caro YouTube, terza volta che riprendo oggi, perché? Perché finalmente ho avuto l'idea di dare una struttura al famoso spettacolo di divulgazione scientifica che vorrei affrontare, e questa sarà una fase di sperimentazione che farò in strada, di lavorazione e sintesi che vorrò proporre in strada nei miei spettacoli durante il TTS Food, quindi Typical Truck Street Food Festival, cioè Food FIFF. Ma perché voglio fare questo? Perché in questa maniera... Ciao vedi il futuro, se stai vedendo questo video significa che stai giungendo al termine del tuo percorso. Un percorso che ti ha visto protagonista nel voler cambiare e trasformare te stesso, passando da questo in questo. Guardate che meraviglia, a un anno preciso dall'inizio del mio tentativo precedente, non solo ho migliorato tantissimo la mia qualità video di registrazione. Buongiorno YouTube, buongiorno. Avevo registrato qualcosa di spettacolare, un'ingegnosità di verve e di scenica nel mio presentare le nuove attività, ai tante attrazioni che, su cui sto lavorando, che mi sono detto: ma che me sputtano così in maniera così bella, facendo vedere che, oh mio Dio, potrei dar di meglio a livello di contenuti su questo caro diario? Ma certamente no, mica mi posso... Buongiorno YouTube, ho appena sistemato i filtri che solamente metto davanti all'obiettivo per abbassare un po' la luminosità, dato che è nuvoloso e quindi non ce n'è bisogno. Ma giovedì, intanto sto facendo sempre caso che io inizio in maniera troppo enfatica il ma, però in questa situazione vorrei annunciare con enorme... Buongiorno YouTube, buongiorno. Oggi sto veramente scarico di energie, scarico di parlantina, scarico di idee di cui parlare. E a parte lamentarmi, oggi non saprei che fare. Quindi a sto punto è meglio non fare niente. Cioè, se mi devo lamentare, a sto punto no, non faccio nulla, faccio il pigro. Così penserei alla prima fase. E poi dopo ho detto: aspetta, però ci si trova sempre qualcosa di meglio da fare. Caro YouTube, carissimo YouTube, questa è la 20ª volta che registro questo tentato video, e nel mio tentar di fare questo video mi sono ritrovato nel frattempo a realizzare qualcosa di importante, come quello di mescere il sapone. Quindi, preparato il sapone per i spettacoli di oggi, sto ragionando su come sto sviluppando e come mi sto aggiornando sulla tipologia di spettacolo. Ieri una giornata non del... Mazzau di YouTube! In tutto questo io ho fatto una performance eccezionale, parlando con maniera molto armonica e musicale sulle questioni legate a un problema lì per lì, che adesso non è già più un problema, che era quello di prendere l'autobus delle 10.30 per recarmi sul posto di lavoro, oppure 10.30, 10.20, eppure
aspettare l'autobus delle 10.30, stare sul posto di lavoro per mezzogiorno e 10 e... Buongiorno cari YouTube. Questo weekend è passato, è lunedì, ci si riposa o almeno ci si prova a riposare. Nel frattempo già ci si sta organizzando per fare altre cose, altre date. Però questo fine settimana come è andato? È andata all'insegna della pioggia. Perciò la sperimentazione del nuovo spettacolo è andata un po' a rilento. Non solo a causa maltempo, perché del maltempo sti cavoli può accadere, ma... Buongiorno caro YouTube, io un parchetto in cui da ieri è tornato un po' più ballo, vedete che ripresa spettacolare alla Super Quark, anche da notare che intanto non ci sto scherzando, cioè sto scherzando, sono stanco, ma notiamo la pianticella che resiste, sta mettendo ancora piante e foglie, sta crescendo questa quercia, diventerà qualcosa di bellissimo come nella mia mente. Buongiorno YouTube, carissima YouTube, quest'oggi di mercoledì con questo sole molto primaverile, semi-estivo, mi sto concentrando e dedicando molto dei miei pensieri mattutini alla realizzazione dello spettacolo. Ma in concreto a cosa sto pensando? Allora, sto pensando per esempio a tantissime cose, a come evolverle, a come poter creare tante realtà, tante situazioni. Buongiorno caro YouTube, starò registrando? Vediamo, controllo subito. Sì, sto registrando. Allora, questo video sarà molto scazzato, molto estemporaneo, per il semplice motivo che, come si può notare dal caos imperante in questa stanza studio lavoro, mi sto dedicando alla realizzazione del cucire un impermeabile per questa bellissima valigia che sarà il fulcro in futuro degli spettacoli che sto per portare. Buongiorno caro YouTube, prima mattina presto, e già sto al parchetto a giocare con Nero per farlo divertire. Nel frattempo, perché in questo presto giorno sto già giocando con Nero? Perché il fine settimana è arrivato alle porte, non solo un fine settimana, ma proprio fine settimana abbastanza lunghetto, anzi potremmo dire... Allora... Caro YouTube, buongiorno YouTube, l'Italia si è svegliata razzista, o almeno l'Italia è sempre stata razzista, probabilmente sì, perché un esempio che vorrei menzionare è stato quello di ieri, in cui durante gli spettacoli, o almeno durante il festival, vi è stata una accanita, nonché un focolarizzarsi o concentrarsi sulla presenza. Buongiorno YouTube, mi sono reso conto che io questa giornata non la voglio ricordare e menzionare perché mi sono innervosito a causa di un PC che funziona malamente. Tanto prima o poi questo PC lo sfanculo, lo lascio totalmente in toto alla usufruita di mia madre, usufruizione di mia madre, in maniera tale che quando lo sfascia e si scorda di andare su Facebook a farsi i cazzi degli altri. Ecco, perché io avrò il mio portatile. Buongiorno su YouTube, giornata della liberazione, quindi una maglietta rossa si è appropriata da indossare, e non solo una bandiera dell'Italica patria è da far sventolare per dire a tutti quanti che in questi periodi in cui quei fascisti stanno alzando un po' troppo la cresta e rischiano che saranno presi a fucilate e soprattutto a testa giù. Anche se questa è una contraddizione. Caro YouTube, mi trovo nel parco della Rimembranza, Parco Colonna, o Bosco Fiorento, o Bosco per i marinesi più ignoranti, e in questo posto ilidiaco e bucolico mi trovo in compagnia del mio amico Nero, che sta annusando, odorando e ricercando delle distrazioni che lo allontanino dalla sua dipendenza pallina, dalla sua dipendenza palla.
Buongiorno cari YouTube, bellissima giornata di sole quest'oggi, la leggera brezza mattutina rinfresca l'aria che ieri è stata ripulita dalle pollini, dall'inquinamento grazie a una progellina del Shirok che ha scomparso, che ha scorparso, ha distribuito tutta sabbia intorno a noi. E adesso io con questo naso attappato ti dico che non posso fare tanti cotti. Allora, buongiorno YouTube, come potete supponere la mia voce sta per cedere. E che altro dire, una splendida giornata ieri è stata trascorsa, ricca di emozioni, di eventi, di soddisfazioni in molti campi, e oggi si replica, certo, forse no, perché il tempo sta cambiando, è domenica. Buongiorno YouTube, anche se il cielo è nuvoloso, a quanto pare l'esposizione alla luce brilla, che è una meraviglia. Alle mie spalle, al suo parchetto, c'è una panterina panterosa che sta giocando con nero. Vediamo, si appresta al tiro e riesce a superare la porta di nero. Quindi ecco, in questa giornata andremo... Buongiorno YouTube, ricominciamo il video, sì, perché indovina, ho il naso tappato, una novità che mi accompagnerà fino a giugno probabilmente. Non sono solo, da qualche parte qui nascosta c'è una pantera rosa, ma non solo. E in questa bella giornata, perché non parlare di qualcosa che al momento mi sfugge? Sì, mi sta sfuggendo. Buongiorno cari YouTube! Ansia, 1° maggio, festa dei lavoratori, e per me inizia con l'ansia, parte con un bellissimo salutino. Ma che dire a riguardo di questa giornata? Semplicemente che, a parte devo fare tutte le cose di fretta, che mi sono svegliato leggermente in ritardo, ma tanto è vero che mentre sto registrando sto anche accedendo al computer per preparare l'editing. E cosa sta accadendo? Sta accadendo... Buongiorno YouTube, sarò molto sintetico e breve perché oggi devo andare a prendere il treno molto presto, in maniera tale da poter raggiungere poi il luogo dello spettacolo a Garbatella in maniera repentina. Oggi si è prevista, secondo il meteo, si è prevista da sola la giornata, che sarà una splendida giornata di sole e non come ieri che è iniziato con il sole e finita con la pioggia. Ma in tutto questo vorrei raccontare l'aneddoto di più bello che mi è capitato ieri. Buongiorno YouTube, quest'oggi finalmente ho potuto riposare fino alle 11, dormicchiare e sonnecchiare in tranquillità, comodità, ma soprattutto senza dover andare a prendere velocemente un treno per recarmi al TTS Food. E quindi oggi ci andrò dal pomeriggio, potrò recuperare alcune cose arretrate di serie TV, ma soprattutto prendermela con comoda. Buongiorno YouTube, iniziamo con una bella notizia presa bene. Ieri mi ero lamentato di non aver fatto nessun pezzo di carta durante i miei spettacoli delle offerte libere, cioè quindi pezzo di carta e la banconota. E mentre stavo mettendo a posto l'attrezzatura per andarmene a casa, indovinate un po', trovo 5 euro per terra. Insomma, o sono molto fortunato o a Garbatella ci sono persone. Oggi è stato molto di fretta che devo fare il video mentre faccio i denti. Buongiorno YouTube, oggi sono talmente di fretta che dovrò registrare questo diario mentre mi lavo i denti e cercare di parlare in maniera comprensibile, e penso che questo paradossalmente possa essere un buon esercizio, soprattutto un buon modo per sporcare ulteriormente la lente. Allora, oggi è giornata piovosa e nonché ultima tappa. Buongiorno carissima YouTube, fatti dare una pulita a questa lentina che ormai a dire che non è zozza, è di più, cioè ci sta incrostato l'ira di Dio. Vabbè, la lasciamo così appannata, insomma, che sta, cioè mamma mia che schifo. E che dire, un giorno di riposo, la 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 la
che bello è, che splendida. Buongiorno YouTube, ci troviamo al solito parchetto dove il nostro cane preferito sta giocando allegramente all'egrotto, e in questa bellissima giornata di maggio che sembra quasi un autunno tarno, ci sono 11 gradi, però il sole è terzo e limpido. Qui una piccola piantina di roverella sta continuando a crescere. Oggi ho dato per la prima volta in tutta la mia vita, ho utilizzato dei fertilizzanti. Buongiorno caro YouTube, mentre passeggio in mezzo al bosco in questa natura così contaminata, mi sono pensieri inerenti a tante cose. Cioè in questo momento per esempio sento molto la mia voce nasale, magari sto fuori fuoco, in fuoco, non lo so. Nero si appresta a fare la pisciatina. E in questa bella giornata fresca e soleggiata tra un po' di nuvole, un bosco rigoglioso di verde verdeggiante, che pensieri ho? Oggi ce n'ho tanti, però di cui vorrei parlare. Fino a qualche secondo fa, ad essere sincero. Buongiorno YouTube, in questa giornata che sarà probabilmente sfocata voglio portare all'attenzione questa bellissima valigia che da anni, comprata nel 2016, e ha avuto tante fasi, per esempio quella del essere rincollata con delle mappe nautiche, e dopodiché adesso siamo giunti all'ultima fase che a testaccio, no non è a testaccio, però il primo maggio l'ho portata per la prima volta. Buongiorno caro YouTube, ho trovato una sistemazione per questa fotocamera in maniera tale che non mi pesa, mi sento leggermente stanco, forse dovrò, come quella piantina alle mie spalle, assumere delle sostanze arricchenti di qualche mancanza tipo di calcio, magnesio, cioè queste cose. No vabbè, devo mangiare un po' più di frutta, un po' più di vitamine e mi sentirò molto meglio, ne sono molto sicuro. E in questo bellissimo albero di Buongiorno caro YouTube, sto preparando con il naso attappato il sapone per gli spettacoli di questo fine settimana. La data di ieri è già andata, oggi sabato partirà la seconda. Come dire, la gente di ieri non era troppo entusiasta, almeno i bambini stavano a mille, vabbè poi i bambini non fanno conto. Devo dire che ci sono certi quartieri in cui si creano delle situazioni. Buongiorno caro YouTube, il mio cagnotto nero è venuto qui a trovare rifugio perché fuori fa pioggia e fa tuoni e la sola sì. Ma in tutto ciò sono stanco a causa di queste date che sono molto incalzanti, ma anche se sono stati tre giorni, questi tre giorni, almeno questo è il terzo giorno, sono stati molto intensi. Mi sono reso conto che mi sto lamentando un po'. Caro YouTube, buongiorno, nell'immensità del profondo verde del bosco del parco della reminiscenza o rimembranza, sto qui al giocare con Nero e soprattutto a pensare e a organizzare eventi che mi troveranno impegnato forse a giugno in date iniziali settimanali o della mensili, un modo per dire che l'uno e due forse... Buongiorno, mentre ascolto con sottofondo di Freddy e sto avvicinando nel caos delle preparazioni di nuove attrezzature, cioè là ho smontato addirittura una cassa appena acquistata perché era ingombrante, l'acquisto è stato abbastanza, come posso dire, una merda, sì, perché alla fine, vabbè, è potente, ma probabilmente... Buongiorno YouTube, novembre è arrivato in anticipo, almeno novembre, ottobre, non saprei bene, forse questa bolla antartica ha reso tutto il clima un po' più invernale, ma la vera novità è che finalmente it's coming,
Anzi no, is come, he come, cioè è arrivata la macchina. Buongiorno cari YouTube, quest'oggi voglio presentare la creazione che mi ha impegnato questi giorni. Guardate la novità del sportellino per i gancetti portatili, e quindi in questa maniera saranno perfettamente in allineati e quindi potrò mettere le mie oggetti senza avere più il convenzo di metterli a terra. Ma non solo, ho rafforzato lo sportellino. Buongiorno cari YouTube, dopo questa raffia di starnuti, tre starnuti come sono tre i tentativi che ho cercato di realizzare nel riprendermi questo video, e tre discorsi sono usciti sempre ben diversi, e infatti questi tre discorsi hanno come canovaccio, almeno come tema principale, un argomento che in questi giorni mi stava premendo nella mia mente, che era quello del... Buongiorno cari YouTube, godiamoci questo... questa pioggia, l'ennesima pioggia del fine settimana che ormai tanto ci è familiare e ci accompagna in questo tour TTS Food che a quanto pare è stato battezzato tutte le volte dalla pioggia. Buongiorno YouTube, con questo obiettivo sporco di polvere e soprattutto fuori fuoco vi racconterò brevemente e velocemente quello che sta accadendo. Allora, Colli Albani, una tappa molto bagnata ma non tanto fortunata. Allora, quello che so visto, cioè quello che ho visto, lo spettacolo che ho in mente potrebbe ben funzionare, la macchina col fumo, che è bella, che fa delle bolle giganti di fumo, l'unico problema è che... Buongiorno cari YouTube, inquadratura non solo stortissima ma molto confusa per il semplice fatto che la batteria si era scaricata e io non me ne ero accorto, quindi questa è la terza volta che riprendo, a parte gli errori iniziali, e niente, sto pulendo i lettori MP3 che mi hanno portato, che mi ha portato la panterina panterosa, in maniera tale che nei futuri spettacoli che porterò a Ceccano in giro per l'Italia Buongiorno chiaro YouTube, più importante delle elezioni europee, più importante dell'avanzata dell'idiozifascismo, più importante di qualsiasi tematica inerente al cambiamento climatico in cui un maggio sembra un novembre, Game of Thrones. E sì, il più importante di tutto ciò è dover sputare bile e veleno contro questa serie TV che con la sua ultima... Buongiorno YouTube, iniziamo tardi, iniziamo male a far questo video, perché? Perché una memory del cazzo di merda ha deciso di non funzionare e quindi, cioè praticamente è come se non avessi più una fottuta SanDisk questa qui, porco Dio. Oh sì, bestemmiamo, perché è questa la cosa giusta da fare in queste condizioni, quando una scheda di memoria pagata più di 30... Buongiorno YouTube, inquadratura leggermente sfocata a causa della scarsa illuminazione di questo bagnetto. E indovinate un po'? Sì, un po' di intimità bagnuale. Facciamo un po' di contesto. Oggi mi sono svegliato presto, ho fatto tutte le mie piccole cose di routine. Mi mancano solo gli esercizi fisici. Sono andato già a passeggiare col bosco, nel bosco con Nero. Sono andato alla posta a fare la ricarica e... Buongiorno cari YouTube, oggi probabilmente non lo so se si è visto, però ho scoperto, ho scovato una spiga tutta particolare, eccezionalmente particolare, dato che una delle sue foglie ha deciso di smettere di produrre cloroplasti basati sulla clorofilla, ma bensì su un'altra sostanza che poi dà una colorazione rossa, rubilina o cosa del genere, non mi ricordo bene. Buonasera cari YouTube, sono appena tornato a casa dopo questa breve ma intensa tappa al Ceccano TTS Food.
Che esperienza, abbiamo iniziato, almeno io ho iniziato con una partenza tutta da ricordare che mi ha portato a sollevare la mia valigia di peso dalla valletta dell'acqua santa fino a ritornare a casa per tutta la salita perché si era rotta, indovina un po', si era... Caro YouTube, buongiorno, buondì, in questa domenica piovosa e uggiosa si è andati a votare con vibrante soddisfazione e con doveroso senso civico alle elezioni europee che in questo caso non si sono rivelate in connubio delle elezioni politiche amministrative. Peccato, peccato, in questo periodo di... Ciao, cari YouTube, in questa giornata ennesima piovosa di lunedì, ricca di novità, come il residuo bellico della valigia che dovrò sistemare a breve, rafforzando il fondo e quindi invece di creare un nuovo sistema di trasporto per i miei spettacoli, perpetrare con testardaggine la costruzione, la manutenzione, il rinforzo di questa valigia che è stato un investimento. Indovinate un po' di nuovo uggiosa, questo sole di maggio, quanto si è diffidato, diffidato, diventato latente. E sto notando come quando comincio a non azzeccare bene, quindi a riuscire a parlare in maniera italiana corretta, o quando ho qualche dubbio nell'esprimermi con le parole, quindi il pensiero non sta dietro alla lingua, o la lingua non sta dietro al pensiero, tendo a giocare con un dialetto. Ah, ciao Para, ciao Leandro. Ok, finalmente possiamo cambiare formula perché tanto ho scoperto, almeno ieri ho appurato che praticamente i video del vlog non si riguarda nessuno e neanch'io, quindi perciò questa cosa è finalmente ritornata all'origine, cioè quindi alle origini. Diciamo... Buongiorno caro YouTube. A tempo del tempo passato, del tempo atmosferico. Detto ciò, io penso proprio di essermi goduto un meritato riposo dopo aver montato, editato e pubblicato questo video, attività fisica. E me la sono scordata, devo fare tutto questo prima perché sennò rischio di non poter fare subito quello che vorrei fare perché non posso giocare subito, dato che c'è stato. Farò qualcosa. Ciao, ciao, ciao. Sarà che piove nuovamente anche in questa bellissima giornata di inizio film weekend. E sempre più. L'importante è che si rimane più. La valigia è quasi terminata nel suo montaggio. E oggi penso di concludere il rafforzamento della valigia. Queste cose mi piacciono tanto realizzarle perché mi danno. Buongiorno su YouTube, in questo primo giorno del mese di giugno mi prodigo nel preparare un tiramisù o almeno una variante di questo che tanto tempo fa ho creato nelle mie ricette culinarie e in questa occasione proverò a farlo senza lattosio, quindi il mascarpone è senza lattosio, la cioccolata fondente senza lattosio e... Buongiorno su YouTube, 2 giugno, bellissima giornata, sta splendendo il sole e si festeggia una repubblica fondata sul lavoro, standosene a casa sparapanzati per prepararsi nel prossimo weekend che si lavora. E niente, di tutto ciò che mi viene in mente che la valigia tendenzialmente si può vedere abbastanza pronta lì. 3 giugno, caro YouTube, sto cercando di iniziare il processo mentale che mi porterà ad analizzare il motivo e le motivazioni per cui mi esibisco con questo tipo di spettacolo inerente alle bolle di sapone. Infatti, secondo me, dopo questi anni in cui praticamente io mi sono sviluppato e ho cresciuto questi miei talenti che si sono...
Caro YouTube, ripresa dall'alto, ripresa altamente sconsigliata, ma più che altro oggi è una giornata molto caldo. Alla buon vista la panzetta creata con molta fatica, mangiando e ingurgitando caramelle e cioccolata, ma con accompagnamento molto importante di esercizi dell'addominale e soprattutto dei pettorali e cose. Cioè un esercizio di 5 minuti però tutti i giorni. Buongiorno caro YouTube, direttamente dal parchetto, dall'acqua scianta del marino, con il mio cagnotto nero e la pianticella che ultimamente sta soffrendo un poco il disagio che ha avuto con la grandine che gli ha spezzato la fogliolina, ma adesso sta nuovamente ricreando e ricominciando a costruire. Qua l'erba è sempre più alta, il mio naso sempre più attappato. Ecco, stavo pensando, io in questi giorni mi sento scherzo. Dal terrazzo di casa, con questa leggera brezza che scompiede i capelli raccolti, vorrei iniziare a parlare di qualche pensiero che mi sta balenando in questo momento, o almeno da questa mattina, con cui io ieri sera mi ci sono addormentato, che è quello del rinunciare a determinate date del tour TTS Food, soprattutto nonostante avessi preso impegno per esibirmi con degli spettacoli di bolle di sapone. Perché rinunciare a delle... Buongiorno YouTube! Primo venerdì di giugno è giunto alle porte. Questa giornata così calda e piena di un venticello proveniente dal Marocco e quindi scirocco, forse viene dal Marocco, non lo so di sicuro, mi ritrovo a cercare refrigerio tra le ore più calde della giornata, ovvero stiamo addentrandoci per mezzogiorno in questa calura che ci porterà un sentimento di Buongiorno caro YouTube, in questa giornata così nuvolosa mi trovo ad Anzio, la tappa del TTS Food che per la prima volta si trova in una zona di mare. Ammetto che questa vicinanza al mare mi sta mettendo un'energia, un'allegria che non pensavo di poter ritrovare in una zona come questa. O almeno non tanto non pensavo, non immaginavo, è stata una felice sorpresa. Buongiorno caro YouTube, ho registrato a vuoto un pezzo che non dovevo registrare, una questione logistica di pernottamenti per i ragazzi dello staff del TTS Food, e in questa situazione un po' caotica dobbiamo trovare un letto in più su quello che per fortuna io ho prenotato mesi fa, un ostello molto economico e abbastanza minimal e carino. Il vero problema in questo momento per me, indovinate un po', è quello che c'è una piazza in attesa e... Caro YouTube, buongiorno, è lunedì, si inizia la settimana, non ho voce e quest'oggi caricherò tutto insieme i miei resoconti del viaggio ad Anzio, di questa tappa che è stata la prima tappa estiva e che devo dire, una bella esperienza, abbastanza fruttuosa, e l'unica cosa ad Anzio, ci ho lasciato la mia voce, spero che in settimana la ritroverò giusto in tempo per ripetere. YouTube, sebbene sembra che è notte, in realtà ho chiuso le persiane perché fuori fa un caldo incredibile e quindi le persiane chiuse mi riparano dalla calura dell'ora di mezzogiorno e tarda. Ma tutto ciò, io sono stato svegliato nonostante stessi un pochino male alle 7 di mattina da 3 colpi di fuoco d'artificio, perché oggi ci sta il patrono di quel porco di San Barnaba. Ma perché bestemmiare? Non è una bestemmia, è un'imprecazione, un'ingiuria contro un santo che non conosco le sue mirabolanti Buongiorno caro YouTube, mi trovo all'interno del bosco, nel parco della reminiscenza o della rimembranza, nel godermi un leggero refrigerio donatomi dall'ombrosa ombreggiatura di questa arborea chioma. E mentre qui dinanzi a me ho il cagnotto nero che con la lingua di fuori, un pochino stanco, vuole perpetrare il suo gioco, mi soffermo. Ah, caro YouTube, che fa caldo, e quarto giorno di seguito che mi lamento per il caldo, ma non è certo colpa mia, che questa avaria aria calda mi scoraggia a far tutto.
E a parte questa versione di me canterino, sto andando di molto con questo caldo, ma indovino da solo che a breve, dopo gli esercizi fisici che do... Buongiorno per YouTube, in questo momento trascendato però ben spelato, mi sto preparando per la partenza nell'imminente mattinata di oggi che mi porterà presso Gaeta e non vedo l'ora di arrivare per il semplice fatto di dormire, cioè oggi non dico che sono stanco ma poco ci manca. Nel frattempo mi sto togliendo gli abiti da cane, cioè quindi da nero, adibiti al suo passeggio in maniera tale che invece di sporcarmi... Buongiorno per YouTube, la batteria è quasi esaurita come sono esaurito io, infatti appena tornato dal mare mi sto concedendo il meritato riposino della merendina prima di farmi una doccia e poi uscire per fare un breve giro nel paese di Gaeta, ma specialmente per buttarmi a capofitto con gli spettacoli, spettacoli che quest'oggi non mi vedranno attivamente attivo nella ricerca di... È mattina abbastanza tarda e mi sto accingendo a fare colazione con yogurt, mango, cocco e lamponi, lamponi aggiunti da me in secondo momento. Non sarebbe male, sembra quasi una cremina di qualche passerella, almeno come consistenza, però diciamo secondo me... Buongiorno caro YouTube, questo è un altro video che sto registrando mentre cammino alla ricerca di cibo per godermi questo pranzo a Gaeta. Sono stato qui a mare non da solo ma in compagnia, dolce compagnia della Panther Rossa, e in questo stato sto cercando di esaurire con tanti video la batteria che da settimane mi sta accompagnando su questa GoPro con video molto brevi. Ma che com'è andata questo? Buongiorno caro YouTube, all'interno del parco della reminiscenza o della rimembranza, almeno nel parco di ricordo dove dietro di me si staglia il muro dedito a far ricordare alle future generazioni, alle generazioni presenti, come la guerra è sempre un errore, nonché un orrore. E in questo fatto, o almeno in questo caso... Buenos dias, e mentre mi sto preparando per fare una bellissima doccia dopo una giornata passata nel bosco, precisamente volevo andare nel bosco a fare una piccola manutenzione per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, però ho preso la palla al balzo per fare qualcosa di più importante, ma soprattutto più al... buongiorno per YouTube, questo che sto per mostrarvi è il risultato di un lavoro di manutenzione fluviale, se così vogliamo usare termini altisonanti, fatto da me ieri, in cui tutti questi tronchi che state vedendo in questa posizione praticamente erano un tappo che formava durante le piogge torrenziali un riversamento dell'acqua su tutta questa strada andando a scavare qui. Credo. Buongiorno. Oggi diario con gli esercizi di... per il corpo e... dai, vado a estremarmi senza... cioè, di sicuro qualcuno dirà: ah no, li devi fare in altro modo. Quel qualcuno sarò io. Però vabbè, mica siamo qui a fare... Credo, oggi giornata molto proficua nel non far nulla, almeno questo fine settimana io me lo sto dedicando praticamente a una specie di ristoro, ma un ristoro anche legato principalmente all'essere un cittadino attivo nel benessere della società. Allora, che sto dicendo? Dato che ultimamente a causa... ma io ho fazzoletto. Ciao.
sì, sto tenendo un diario. Ah, figo. Cioè, più che altro è un progetto di un anno che ho in mente, di se riesco tutti i giorni a registrarmi quei 5 minuti. YouTube, in questa giornata di lunedì mattina inizio a lavorare nuovamente su questa valigia che vedrà delle modifiche da apportare, come quella del portacanne, che adesso prima funzionava con questo sportelletto che io facevo durante il trasporto, chiudere in questa maniera, poi durante lo spettacolo aprivo in questa maniera, io poi appoggiavo le canne così, in questo modo, e rimanevano là bloccate più o meno. Buongiorno caro YouTube, in questa giornata calda di giugno mi sto ritrovando in un discorso molto bello. E qual è il discorso? Che finalmente ho capito qual è stata e qual è la funzione del TTS, che è quella del Food Street, e mi ha dato la possibilità di rendermi conto di ciò che voglio e ciò che non voglio proporre durante i miei spettacoli. L'averli fatti così tante volte, così tante repliche in poco tempo, mi ha permesso proprio di vedere la saturazione. Buongiorno cari YouTube, in questa giornata così intensamente calda, siamo a giugno, ho deciso di fare questo diario in fretta e furia, in velocità. E che raccontare, a parte l'inutilità di questo mio realizzare video? No vabbè, sto cercando un attimo di mostrarmi anche camminando con la videocamera per attirare curiosità, quindi... Buongiorno caro YouTube, in questa giornata così calda non potevo non fare una segnalazione al 20° giorno di perdita d'acqua davanti a casa alla CEA, al rappresentante politico di riferimento per gli interventi della CEA, e usare l'applicazione Municipium per fare una segnalazione. E niente, questo sfacelo in cui purtroppo... Buongiorno caro YouTube, questa è la seconda volta che registro, tant'è vero che al lavoro concluso, in teoria, già ho messo a caricare il video e editare, e mi sono reso conto che questa dannata lente non ha voluto prendere il fuoco giusto e ottimale, e in questo modo ho dovuto ricominciare a raccontare quello che ho fatto. Che ho fatto in questi giorni? Ecco, praticamente ho risistemato e rielaborato la valigia che potete... Caro YouTube, avevo la batteria scarica e ho lasciato la fotocamera accesa mentre ero stato interrotto momentaneamente dal passaggio di un cane con cui povero nero non ci va molto d'accordo. E in tutto questo sta arrivando un altro cane, però che coglioni, e beh, il bosco quando è così è cos'ha. E oggi si sta veramente bene, ci sta una bella aria freschetta che permette di starsi a rilassare un attimo. Caro YouTube, mi sto dirigendo a donare il sangue, è domenica mattina, abbastanza presto, tanto è vero che le vie della città sono scarsamente frequentate, a parte che ci sono le luci di lampini ancora accesi, ma quello è prassi, cioè ormai qui a Marino ci sono i problemi dell'ordine del giorno, l'amministrazione, ammetto, ha fatto cagare. Il momento in cui... Buongiorno caro YouTube, questo vlog, questo diario è molto importante quest'oggi, più importante di molte volte, perché sto cercando di ragionare e fare un conteggio al giro di boa di questa esperienza TTS Food, che a quanto pare, ora come ora, a metà viaggio, mi sta lasciando un retrogusto amaro, perché a quanto sembra, facendo un conteggio veloce dei pro e dei contro, sono stato molto sopra... Caro YouTube, buongiorno, stessa maglietta, modalità puzzettone, provo e puzzo e niente, che dire...
Mi sto caricando a bestia, sto giungendo al mio apice della pigrizia e del tedio. Domani si parte, ma oggi si bivacca ancora. Si bivacca ancora perché ho finalmente messo alla prova questa cosa che funziona, quindi sarà modificato in stile steampunk per i miei futuri spettacoli in cui io farò proprio, parlerò e... Buongiorno caro YouTube, i tempi sono stretti e quindi mi dedico a registrare questo video nel momento della menzione fecale in cui mi libero l'intestino dagli scarti degli escrementi. E tutto questo linguaggio forbito per dire, è un momento cacca. E mentre sto facendo la cacca sto pensando al fatto che dovrei cambiare un po' la prospettiva mentale e l'approccio che ho nei confronti. Buongiorno YouTube, in questa inquadratura verde, rosa, shocking parlo direttamente dall'appartamento di Terracina in cui in questo bilocale ci stiamo accomodando per fare una merendina e dopo merendina composta di cioccolato vegano e panterina. E sì, proverà a studiare una nuova concezione di spettacolo. Caro YouTube, oggi sto scrivendo come poter dare uno spessore al mio personaggio. Caro YouTube, oggi scrivo di come dar spessore al mio personaggio. Paradox, artigiano dell'arte, prova a costruire un oggetto meraviglioso capace di rendere più comodo il viaggio intrapreso. Buongiorno caro YouTube, con questa iniziale immagine stiamo osservando l'upgrade tecnologico dei spettacoli, o almeno investimenti veramente importanti per spettacoli LED. E che dire, mega bolle e cerchio? No, servono per fare gli ora. Stavo pensando che in questa giornata, l'ultima giornata di street. Buongiorno caro YouTube, mi trovo sul treno per tornare a casa a Roma, non tanto a casa, tanto a Roma. E in questo viaggio pieno di sorprese, ma soprattutto di combattimento, bene sì, questo viaggio a Terracina è stato un'esperienza molto particolare, soprattutto ho messo in prova alcune novità, tra cui l'introduzione del diavolo. Che YouTube, video fatto velocemente mentre un velato nervosismo sta crescendo dentro di me, causa l'ennesima volta in cui il problema mi mostra un problema causato dal memoria, la schermata blu che si riavvia quando sto realizzando un video, lo sto caricando, e questo rallenta ogni volta il mio processo creativo e produttivo. Caro YouTube, buongiorno. Trovandomi in mezzo ai vicoli di Marino, sto dirigendomi alla posta per fare una ricarica alla Post Productions su Marchingegno del Diavolo. Vediamo. Cioè, se avete il mezzo vicolo non passano mai le macchine, però si sa mai. Passo di qui per due motivi: uno, per l'imbarazzo di fare anche ora vlog in mezzo alla strada, soprattutto a Marino, cioè che ci sta ancora la mente molto molto fortemente provinciale, ma... Buongiorno, in questa giornata pre-festival che domani mi vedrà presente a Bracciano mi sto dedicando con molta ma molta fretta a sistemare alcune cose per lo spettacolo, dato che ho voluto introdurre certe novità come quella del megafono o anche alcuni aspetti logistici tecnici come quella del perfezionare il portacanne. Stavo pensando adesso di creare anche una specie di sacchetta per contenere le corde bagnate durante lo spettacolo. E quindi buongiorno per YouTube, in presenza di un cane che si aggira nel bosco furtivo alla ricerca di un bastoncino da farsi lanciare, oggi vi narro la situazione molto particolare che si è scaturita all'interno di questa radura dove io solitamente vengo a fotografare, a suonare il flauto traverso, a meditare, a leggere, insomma a ristorare il corpo e mente. E
in cui purtroppo da un mese a questa parte piano piano si erano insediati dei parassiti. Buongiorno caro YouTube, ennesima ripresa perché mi ero reso conto che sono stato fino adesso a parlare con la telecamera spenta. Probabilmente che forse la batteria, vediamo, è scarica, quindi sarò molto veloce e breve e sintetico nel dire che questa è la postazione in cui io oggi mi esibisco, ovvero sotto al castello, e quindi penso che sia molto caratteristico come location. Peccato che la pendenza mi penalizzi un po'. Allora, il belvedere della sentinella è un luogo abbastanza bello. Buongiorno caro YouTube, mi trovo sotto il castello di Bracciano a riposare all'ombra di un tavolino di un pub che al momento è chiuso, e sto qui a pensare su come comportarmi oggi durante il festival per gli spettacoli. Ieri è stata una bella giornata molto intensa in cui io ho iniziato dal pomeriggio verso le 6:30 dopo il temporale fino a mezzanotte a fare spettacoli. Ed è... Chiaro YouTube, in questa giornata di luglio ci abbiamo un cane giocoso e festoso, anche se ultimamente mi sta mettendo un po' di preoccupazione per quanto riguarda il fatto che mostra dei segni di cedimento alle gambe posteriori, cioè ogni tanto fa dei guaiti e vedo che cammina e deambula un pochino male, e questo probabilmente è causa proprio dal suo tipo di gioco preferito, che è questo del riporto. E che uno, caro YouTube, in presenza di un cane che si aggira nel bosco furtivo alla ricerca di un bastoncino da farsi lanciare, oggi vi narro la situazione molto particolare che si è scaturita all'interno di questa radura dove io solitamente vengo a fotografare, a suonare il flauto traverso, a meditare, a leggere, insomma a ristorare il corpo e mente, e in cui purtroppo da un mese a questa parte piano piano si erano insediati dei parassiti. Chi poi sta pensando, sai che faccio? Registro un video mentre sto al telefono con te, il video caro diario, in questa maniera, il caro diario, caro YouTube. Allora, io di quanto riguarda per Luigi già l'ho spiegato, già l'ho accennato, e mo dopo senza questo video facciamolo veloce e facciamolo soprattutto male. Allora, possiamo semplicemente ricordare e menzionare come questa balla valigiotta sta sempre in movimento e continuo cambiamento, tant'è vero che dovrò in qualche modo fare una bellissima manutenzione nonché aggiornamento per tutto quello che riguarda i componenti materiali. C'ho tante belle cose in mente, e infatti qua cassetti, cose, cioè praticamente al ritorno da un giorno, caro YouTube, mentre vi sto facendo un caffettino, sono appena ritornato dal veterinario per controllare, fare la diagnostica a Neroschi dei Boschi. E mentre nel sottofondo una canzone, un soundtrack da cowboy mi fa da sottofondo, come ho già detto, mi sto preparando. Buongiorno caro YouTube, una piccola prova quest'oggi, dopo che è passato il 200° video da me compiuto per questo vlog, oggi provo a registrare il video tramite cellulare, e tutto ciò potrebbe rappresentare un gran fallimento, ma comunque una grande sperimentazione. In tutto questo mi ritrovo insieme a Nero a giocare al parco, che a quanto pare da ieri, dopo il vaccino e dopo la vita... Cari YouTube, forse è il caso di premere il rec nel registrare prima di stare 5-10 minuti a parlare e a menzionare cose improvvisate. E mentre qui sono affiancato da una bellissima panterina intenta a rispondere su WhatsApp, Instagram e social, la vera parte social di questo duo è lei, e nel frattempo io invece sto cercando di non ingerirmi un capello. Buongiorno caro YouTube, vlog dal bosco, oggi sto proprio in una trittida compagnia, ossia con una panterina dedita a giocare con Yula, a allenarsi con Yula, un Nero che sarà fissa nel cercare un po' di comprensione in giocare con la palla,
E in tutto questo io, con voce molto più alta del normale, cerco di registrare questo vlog per poi dopo dedicarmi alla registrazione. Stavo cercando di entrare nel mio PC, ma a quanto pare gli importanti aggiornamenti di Windows mi impedivano di poter realizzare questo mio desiderio. In tutto ciò Avast mi ha rotto leggermente, mi ha tediato, e perciò vado avanti nel mio progetto del vlog in questa maniera, dove il caldo cocente ha trasformato questo terrazzo in una pavimentazione che è al di poco desertica, ma specialmente... Buongiorno caro YouTube, mi trovo seduto con le chiappe su una sedia nel constatare come dovrei aggiornare il computer in maniera manuale, cosa che già ho detto, ma tendo a procrastinare. La procrastinazione, questo agire nel rimandare, nel far cose che prima o poi dovrò combattere, debellare nel mio modo di fare. Buongiorno caro YouTube, in questa calda e solata giornata di luglio mi ritrovo a dover compiere delle decisioni importanti. No, non è vero, non devo compiere nessuna decisione importante, mi devo solo ricordare di fare alcune cose, tra cui partecipare al concorso in Canta Lazio, un concorso fotografico in cui ci sono in palio soldi, e quando ci sono in palio soldi è sempre bello partecipare ai concorsi fotografici, anche che sarebbe la prima volta per me provare a tentare di parteciparne a uno. Bubo, buongiorno, che cadenza, questa energia che esce da me, e poi sto vedendo sempre questa tonalità, questo ritmo che ho, questa energia, e poi calo, e qui un po'... Niente, sto cercando di ritornare ai vecchi fasti in cui sto vedendo lo sportelletto per capire i flare della luce, come crearli, no? E finalmente ho aggiornato manualmente il PC, quindi non c'ho più qua quella scritta gialla. Ah, i portamenti aggiornanti di Kate. Buongiorno che YouTube. In questo momento fuori fanno più di 30-35 gradi Celsius, cioè stiamo parlando di temperature recente al tropico africano, no, al tropico del cancro, non mi ricordo la geografia, dico di essere abitante di questo pianeta. E mentre nella mia testa si cominciano a palesare sempre di più idee per realizzare qualcosa di... Buongiorno caro YouTube, quest'oggi mi sono svegliato particolarmente stanco. Stanco perché questa notte mi sono svegliato a causa del caldo. Questo caldo così afoso che toglie il respiro. Però la cosa divertente è che nonostante stessi morendo di sonno, lì per lì ho avuto quella che si potrebbe definire una brillante intuizione. Perché brillante intuizione, disse l'oste che voleva vendere il vino. Era un'intuizione molto bella per il... Buongiorno a YouTube, oggi per il 200° video faccio l'unboxing, ma una cosa molto particolare a cui devo stare attento è non mostrare l'indirizzo, quindi lo rovescio così, si è visto, non lo so. Vabbè, per questa bella cosa, oggi sono andato in giorno di temporali a mantenere pulito il bosco, quindi ho svuotato i cestini, ho raccolto la monnezza che sicuramente l'acqua è porta. Ma cosa ho comprato? YouTube, buongiorno, buongiorno. In questo momento, in questo campo di battaglia, c'è stata la disfatta del disordine, almeno per quello che la penso. Oggi ho deciso, grazie a un preventivo acquisto di Amazon, che era delle buste sottovuoto e della pompetta per il sottovuoto arrivato oggi, anche YouTube, mi ritrovo nuovamente in questa stanza, adesso non più caotica come ieri. A quanto pare una persona di buona lena ha sistemato tutti i vestiti, rendendo così lo spazio molto più grande del necessario, tanto è vero che questo armadio è diventato vuoto, parte di cuscini, valigie e contenitori, cioè quindi è un armadio che contiene il vuoto, che contiene contenitori vuoti. E quindi in questa silhouette a pelle mi sto preparando per una giornata che sarà ricca
ricca di artigianato e di ordine. Basta vedere come il caos che predomina in questo momento, l'entropia in cui ogni oggetto è cercato di occupare qualsiasi spazio. Dovrò fare alcuni interventi della serie, provare questo porta liquido 4 litri. Mi trovo sempre nello studio a completare quella che è la ottava trasformazione della valigia. Come potete vedere, cioè guarda che cosa. Quello che mi manca adesso è da creare questa specie di raccoglitore per mettere le corde. Qua andranno le canne da pesca coadibite. E quindi c'è, ecco qua, un'altra cosa che... Buongiorno caro YouTube, oggi agosto, in questa torrida giornata di estate. Buongiorno caro YouTube, in questa calda giornata estiva ho una brutta notizia. Alla fine ciò che in cuor mio temevo, sebbene sapevo, la piantina, il dono alle future generazioni, è stata colpita da un attacco dei vandali e dei visigoti. Ciao YouTube, oggi video così, fatto proprio malissimo, è domenica, fa caldo, ho portato nero, sto in fibrillazione perché ci sono un sacco di situazioni che dovrei cercare un modo di risolvere, di cambiare. Sto facendo alcune cazzate mentali che dovrò soprattutto porre rimedio. Ma la situazione più scottante in questo momento è la realizzazione che siamo ad agosto, avrò altre due date ad agosto belle concentrate, corti. Comunque sto facendo il video sul caro YouTube in questa maniera, ci avrai oggi se ti va la visione di quello che ho realizzato ieri. Tanto nero mi mette l'ansia che guarda a destra e a sinistra perché sente le voci. Buongiorno caro YouTube, ieri sera ho terminato di leggere questo libro. Che libro ho in mano se non Il Museo dei Numeri di Odi Fredi? Ecco, questa è stata una lettura molto interessante, a tratti veramente un mind blow, cioè mi è esplosa la mente, e all'ultimo devo dire ho perso completamente la concezione di quello che stavo leggendo. E dici? E dici? Perché? Per il semplice YouTube, metà giornata già trascorsa, l'ora di pranzo è giunta da qualche mezz'ora e mi sono tardato nell'andare a mangiare per sistemare qualcosa, ma soprattutto perché sono stato risucchiato dal tempo e dallo spazio internautico. E nel fare ciò mi sono reso conto che finalmente la valigia mostra i suoi artigli, piano piano sta assumendo una forma. Buongiorno caro YouTube, ripresa dall'alto quest'oggi col mio braccio bello teso, sto per concludere questa sistemazione dei vari oggetti che dovrò portarmi per lo spettacolo del TTS Food di domani, sabato e domenica. Qui ho le mie saponarie ben preparate, me ne manca una preparare e poi rimischiare tutto, perché questi sono reduci di vari spettacoli. Carissimo YouTube, oggi fretta e furia siamo in partenza. Tant'è vero che sto caricando il cellulare, o almeno sto registrando il video con il cellulare. Tantissime belle idee per quanto riguarda nuovi modi per fare spettacoli. Grazie all'aver acquisito la conoscenza e la competenza del diventare l'artigiano dell'arte. Quindi questa cosa mi porterà presto
penso anche a un rinnovamento. Buongiorno caro YouTube, dalla stanza d'albergo di Tor Vajenica, Orange Lawrence. Praticamente sto affacciato sia sullo street e sia sul mare. E in questa modalità casa e chiesa vi racconto ciò che è accaduto quest'oggi sulle rive del mare, della spiaggia arenaria, dove a un certo punto dall'orizzonte spunta una barca, e questa barca tuns 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 sarà piena di... Riprendendo ora, però non ho iniziato con un canale YouTube di Sallustio. No, ho iniziato con... La noia. L'attesa dell'iniziare a fare spettacoli dopo una giornata che uno non ha potuto soffrire di un letto di albergo. Siamo svegli dalle 8. Sono le 4. Chiaro YouTube, mentre qui un nero mi blocca un passaggio, mi sto per dirigere ad andare a fare la passeggiata al bosco. Ma prima di ciò, come si può vincere da questa situazione, sono tornato a casa. Poggio le batterie della fotocamera qui e niente, e iniziamo questa giornata. Ben mezzogiorno, avevo fatto colazione, fatto tutto, ne andiamo. Buongiorno YouTube, l'ora di pranzo si sta avvicinando e qui stiamo preparando una carbonara con dell'ottimo guanciale, del grano padano perché il parmigiano ce lo siamo scordato, delle uova da dividere in tuorlo e in albume, dei bucatini che porca puttana, ecco, alla fine mi sono scordato di comprare i bucatini, e questi secondo me non bastano. Abbiamo altri bucatini, spaghetti. Buongiorno caro YouTube, buongiorno, mi trovo adesso in questo momento, indovinate un po'. Ah, no vabbè, buongiorno YouTube. Che succede quando uno mette la vernice su una cassa? Bene, quello che succede è che praticamente non si sente più la cassa, e quindi uno con molta pazienza... Buongiorno YouTube, dal mio nuovo appartamento vi ricordo che sto in viaggio, quindi questo non è il mio appartamento, però è veramente carino. Airbnb. Ah, cioè, lo sai, non mi dispiacerebbe per niente avere una sistemazione di casa del genere. Sapendo, là ci sarebbe letto, e qua no, tutto, cioè, fa figo, fa molto attico newyorkese così. Però io lo trasformerei in una specie di laboratorio. Buongiorno, caro YouTube. Buongiorno. Vi faccio il video perché oggi sono un po' stanco. È l'ora di pranzo, fra 8 minuti la pasta sarà da buttare, almeno da scolare, no da buttare, da scolare. Ci siamo svegliati abbastanza tardi, e io in maniera molto molesta ho molestato, e... sembra che non sto a fare niente, infatti non sto a fare... Buongiorno caro YouTube. Questa ripresa inizia così, con una spizzolata di soldi, ma soprattutto, a parte conservare gli scontrini per farsi un resoconto delle spese avute, ma con questa cosa, cioè al bar, tu ti prendi per esempio un succo di frutta a 2,50 e poi dopo nello scontrino ti danno i numeri da giocare al Superenalotto. Cioè... Buongiorno caro YouTube, stavo leggendo una proposta di arte di strada e niente, così rimango un po' perplesso, cioè dov'è Consoli, dov'è Chieti, dove sono questi luoghi così lontani di una domenica di 25 agosto, tutto per... Buongiorno caro YouTube, quel numero là sopra mi mancherà tantissimo, ossia la temperatura ideale di questa stanza, 24 gradi se uno vuole sentire leggermente freddo e quindi avere i capezzoletti turgidi.
E detto ciò, noi stiamo per apprestarci a lasciare questo appartamento che ci ha tenuto ospite, o almeno ci ha tenuto protetti dalle incurie ambientali, temporali, soli. Chiaritub, buongiorno, dalla lussuosa dimora di casa dei miei, sto in questo momento aprendo le persiane per far entrare un giovane cagnotto che è stato appena portato al bosco e dal tutto il bosco si è portato l'acqua. No, vabbè, l'ho lavato, asciugato. No, no, no. No, no, no. Buongiorno caro YouTube, si passeggia sotto l'ombra degli alberi nel Parco Colonna. E in questa bella routine salutare, che intanto io vado a pensare, ma quando starò a Bologna, dove troverò il mio boschetto, il mio querceto misto, dove potermi rinfrancare delle giornate quotidiane? Adesso potete vedere come nero ha accelerato perché lì c'è un fiumiciattolo da. Buongiorno caro YouTube, dall'antro dello studio, un caldo studio causato da aver lasciato le persiane aperte fino a quest'ora porca di quella. Mi ritrovo già alle prese nel montaggio, cioè nel preparare il classic format del video, cioè quindi ecco un po' come funziona. Oggi parleremo di come ormai ho creato questa procedura abbastanza di. Buongiorno caro YouTube, una volta tanto il sole non brucia tutto quanto, comunque tragico, tragico, tragico il fatto che sta bruciando ovunque, mo, a parte l'Alaska, la Siberia, l'Amazzonia, ma anche più vicino nei nostri paesi, cioè a parte la Pisana, Monte Mario, Montefiore, qua vicino, anche il Tuscolo. Sono tutte zone vicino a casa mia e tanto è vero che dopo questo. Buongiorno caro YouTube, una volta tanto il sole non brucia tutto quanto, comunque tragico, tragico, tragico il fatto che sta bruciando ovunque, mo, a parte l'Alaska, la Siberia, l'Amazzonia, ma anche più vicino nei nostri paesi, cioè a parte la Pisana, Monte Mario, Montefiore, qua vicino, anche il Tuscolo, sono tutte zone vicino a casa mia e tanto è vero che dopo. YouTube, buongiorno, in questa caotica studio con un'attacca di batteria per registrare, ma so che durerà. Oggi mi dovrò fare alcune cose, per esempio, vedete qua ho fatto il fondo trasparente, dovrò forare qui, poi mettere dei ganciadelle, ovvero questi qua così, in maniera tale da rinforzare, e spero che questi basta, ma secondo me, per non essere avaro, proverò. Caro YouTube, mi ritrovo in mezzo ai vicoli di Marino come al solito. Oggi è domenica mattina e questa domenica mattina, oltre a riprendermi e cercare di non calpestare le robe strane sul pavimento, sulla per strada, mi sto dirigendo a Hobby Casa per andare a comprare alcune cose, tipo che devo comprare. Allora, devo comprare una specie di carissimo YouTube, in questo primo giorno di questa settimana inizio, indovina un po' così, a parlare un pochino strano per vedere, sperimentare le possibilità, sfumature di questo mio parlare favelare. Ma in tutto ciò, cosa mi interessa veramente dinanzi a questo teleobiettivo di fotocamera espressamente targata 4K Man Wi-Fi? Potrei fare altre cose, tipo quello che ho oggi. Buongiorno YouTube, mi trovo al parco a giocare con Nero dopo una serata post-temporalesca e quindi il bosco sprigiona una marea di profumi, oli essenziali e aromi che stappano il naso, ma soprattutto concedono un refrigerio da questi giorni di calura. Ma era questo il mio intento di parlare oggi, di fissare sul YouTubico canale il mio ricordo più importante. Il mio ricordo più importante non è solo aver terminato ieri la lettura
addirittura di Odifredi. YouTube, pensavo di aver concluso quest'oggi i miei lavoretti da fare con la valigia. A quanto pare nel mio passeggiare al bosco stamane mi sono venute alcune idee per rendere ancora migliore quello che fino adesso io ho realizzato per chiedere l'offerta, o almeno per rendere simpatica, ma soprattutto molto attrattiva, la postazione per chiedere l'offerta libera, cioè per farsi lasciare la mano. Buongiorno caro YouTube, in questa bellissima giornata nuvolosa, insieme al mio cagnotto nero che sta un po' con la lingua di fuori, mi sono dedicato un po' del mio tempo a sistemare e a pulire questo angolo, almeno questo lato del parchetto dell'acqua santa, dato che è quasi, diciamo, l'ultimo intervento fatto da me risale a quasi un anno fa, cioè il 9. Cara YouTube, è tardissimo, questo video diario praticamente lo sto facendo a luna di notte, sarebbe la luna di notte del sabato, ma la giornata è di venerdì. Siamo tornati ora a casa da Pascal Ferrara e sto per contare i sottini. Ecco. Mi siete persi lo... Buongiorno caro YouTube, sabato, secondo giorno di quello che si presenta il Festival di Ferrara, Pascal Festival di Ferrara. Proprio qui si potrebbe dire che sono nata le mie origini da Baskers, dato che il mio primo viaggio dopo gli esami di maturità è stato qui, dato che avevo fatto un impiccio con rimborsi spese e quant'altro, allora sono riuscito a far viaggiare 6 persone, compreso me, a gratis. Caro YouTube, iniziamo così, con una panterina intenta a prendere appunti di spettacoli e cose varie, di bellissime idee che mi sono venute in mente per quanto riguarda l'esibizione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda come è l'importanza, cioè osservando, quindi per me è stato uno studio. Buongiorno cari YouTube, da questa torre ventosa, la torre dei leoni di Ferrara, inizio così la giornata, ma più che altro il ritorno a casa dopo questo festival molto particolare in cui ho potuto sperimentare tantissime cose. Abbiamo fatto una corsa incredibile per arrivare qui prima di prendere il treno, purtroppo neanche ci goderemo bene bene tutto la bellezza del... Buongiorno caro YouTube, è martedì 3 settembre, sono 2-3 giorni che piove qui nel bosco di Marino e in tutto ciò si sono abbassate leggermente le temperature e sono prolificate, vabbè, ci sono un sacco di zanzare in più. E in questo mio combattimento personale con le zanzare, per fortuna ho uno scherma che a quanto pare le attira tutte. Caro YouTube, buongiorno, buongiorno, stiamo ritornando a casa dopo un'oretta e mezza passata a fare della bellissima attività di volontariato. A quanto pare ormai per trovarsi un posto decoroso di un piacevole permanenza all'interno del Parco dell'Acqua Santa, qualcuno, in questo caso me medesimo, si è impegnato, no vabbè, parlare di te. Buongiorno caro YouTube, in questa giornata di giovedì di prima settimana di settembre mi sto dedicando alla pulizia di questo luogo, piano piano, tra musica, juggling, quest'altro guarda che sta a fare, cioè pure per raffreddarsi un attimo. In tutto ciò, ecco la mia in mente, ho pulito un attimo qui, che c'è tutti gli arbusti. Caro YouTube, buongiorno, venerdì 6 settembre, primo del suo mese. Ah, che stanchezza, oggi sono andato avanti nel progettino della sistemazione del parchetto dell'Acqua Santa, che secondo me
a livello proprio ottimista, se procedo così tutti i giorni, praticamente per ottobre avrei finito di sistemare il parco sotto. Vale la pena? Non lo so. Caro YouTube, mi trovo nei pressi dell'Acqua Santa nel parchetto pubblico che in questo momento è stato preso d'assalto da un condottiero della Guerriglia Garden e sta in balia degli eventi e a fottersi di tutti a pulire piano piano a mano. Quindi tutto questo prato che vedete tagliato è stato radicato, sradicato da... Buongiorno, caro YouTube, di nuovo dal parchetto del santuario dell'Acqua Santa che probabilmente tra poco, se tutto va secondo i miei progetti malsani, sarà ribattezzato. Quest'oggi questo è stato il mio riposo settimanale che è consistito, consiste nell'aver tagliato, guardate quanto ho tagliato a mano col falcetto è arrivato. E quindi ecco un'altra parte fatta, mo lunedì domani penso di fare tutta questa. Nero, andiamo a mangiare. Andiamo. Buongiorno caro YouTube, iniziamo così con Nero che si è sdraiato sul letto anche se non lo dovrebbe fare. È l'ora di pranzo, oggi l'abbiamo fatto scanozzare un bel po', abbiamo controllato Sabatino, ci siamo messi a pulire, almeno io mi sono messo a pulire il parco e vedete qua, una bellissima pasta con panna e tante. Buongiorno caro YouTube, da quanto tempo non facevo un video diario di una mattina abbastanza presto, ma soprattutto in cucina. Allora, ieri sera sono avanzati dalla visione del film La pizza e i popcorn. Abbiamo fatto 400 grammi di popcorn. E tant'è vero, mi avevo in mente anche di fare un video, di realizzare un video in cui faccio le differenze tra andare a comprare i popcorn già fatti e farli. Buongiorno, cari YouTube, qui inizia il sentiero per andare all'Acqua Santa, no, per andare alla stazione di Marino e ho deciso con la mia grandissima voglia di fare, giocare, giocolare. Tanto vedete adesso il parco è molto più bello e pulito, cioè molto più a misura di umano, ma soprattutto anche di cane. Ecco, adesso sto pensando di... Buongiorno caro YouTube, oggi appoggio qua mentre metto a sistemare questa camera così sporca o almeno in disordine che ora troverò. YouTube, come stai? Io non lo so, mi sento un poco canterino e mentre sono sveglio già da... Caro YouTube, iniziamo così la giornata di para dopo una serata in cui ho bevuto praticamente una bottiglia di vino e cos'era quell'altra cosa? Mirto Da solo, cioè in realtà eccezionale. non è che ho bevuto tutta la bottiglia, un po' me l'ha versata addosso. Nero oggi non uscirà perché lui ha mal di testa, batteria credo sia quasi scarica. Buongiorno caro YouTube, è domenica, sto al parco con Nero, c'ho un leggero sentore di raffreddore, infatti c'ho il naso attappatissimo, mi trovo a giocare a palla con Nero, a farlo un po' scaricare, oggi mi sveglio tardissimo e la panterina è partita, quindi sto un attimo strano, cioè sto rimettendo in discussione un sacco dei miei pensieri che forse non so quanto mi fanno bene. Buongiorno caro YouTube,
E oggi ho sistemato quella parte del parchetto tutta alla caruccia, in teoria avrebbe anche un'altra stanza, cioè. Buongiorno caro YouTube, che raccontare di questa giornata passata in un nuovo riattivismo, ovvero ho ripulito il parchetto. Adesso quello che devo fare è caricare questo video, nel frattempo mettere a posto la valigia dei. Buongiorno caro YouTube! Sto tornando a casa, ma prima mi sono ricordato bene di fare una registrazione. Ovvero, quello che si vede qui davanti è ciò che non ho ancora lavorato, o almeno ancora non ho fatto la manutenzione. Mentre qui, agli occhi più attenti, si vede il passaggio di un Paradoxa che ha ripulito in maniera abbastanza grossolana, perché ha pensato bene, o meno io. Buongiorno caro YouTube, è passata una settimana da quando ho iniziato più o meno questo lavoro. Questo progetto sta per concludersi, questa è la mole di lavoro che ho compiuto solo questo pomeriggio, cioè questa mattina dalle 10, no dai, alle 11 fino alle 2. Purtroppo mi sono ritrovato senza mascherina, grande errore, perché ho fatto un aerosol di paletari. Buongiorno caro YouTube, spero che hai riconosciuto questa nuova location, la nuova o almeno il luogo secondario, terziario, uno dei luoghi in cui io medito e faccio meditazione e dove si era scatenata una guerriglia profonda tra me e dei persone X e Y che non sapendo chi sono, sapevo solo cosa lasciavano, ovvero bottiglie di birra, canne, residui, cartine, patatine. Tutte buste, cioè bivaccavano qua in queste YouTube. In questa giornata mi sto preparando per andare ad aprile a fare gli spettacoli di strada al TTS Food, una delle penultime tappe a me commissionate, se si può dire. E in tutto ciò il mio unico intento per andare a fare questa cosa è per questo, ovvero praticamente con il compenso, con una parte del compenso, mi comprerò uno. 2, 3, in modo da arricchire ancora. Buongiorno caro YouTube, e si rompe così il silenzio e la quiete che tanto stavo apprezzando in questo momento. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo al Parco dei Mille di Aprilia, allo street food. E se devo essere veramente in totalità sincera di carenze di energia, questa mia impresa di far spettacoli qui sta diventando. Buongiorno caro YouTube, video molto veloce perché a quanto pare tutte e due le batterie si sono scaricate, a me non mi va di caricarle, vediamo. No, è talmente bassa che non riuscirò a riprendere altro che questa scena. Ecco, questo è il Fine Festival di domenica, dovrebbe esserci pieno di gente a quest'ora e invece la pioggia ha bloccato tutto. Meglio così, io spero di andarmene prima del possibile e chiudere questa esperienza che è stata dalle pessime, una delle tante pessime. Caro YouTube, autunno! E in questo mio modo di poter trasmettere un ricordo di me stesso, una traccia labile della mia capacità veniale, venile, femminile, di una persona che era giovanile. E basta, 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 la modalità cantina. Allora, ho appena portato Nero al parchetto. Molto carino. Caro YouTube, buongiorno YouTube. In questa giornata di autunno, dato che ufficialmente ieri è stato il solstizio, anzi no, l'equinozio di autunno se non sbaglio, oggi ho deciso di cancellare tutto questo qua, questa lavagna qui, per trascrivere tutti quei post da una parte su un quadernino, e soprattutto scrive su quella lavagna. Buongiorno YouTube, ci troviamo all'interno del bosco, precisamente nel luogo a me più caro, tra i più cari, dove sono sovente fare meditazioni, rilassarmi, giocare, ma soprattutto dove questa estate ha avuto scontro, o almeno ha avuto la propria essenza, ma no, come si dice? C'è stato lo scontro, però in teoria dove ha preso luogo la battaglia
Taglia, YouTube. Parlo dall'acqua santa, dal parchetto che in questi giorni me ne sto prendendo cura, e soprattutto dopo il lavoro degli operai che hanno reso molto più facile il mio completare questa opera, questo progetto. Adesso siamo arrivati al momento in cui voglio pulire questo scivolo e dopodiché proprio qui, qua per esempio, scrivere le formule fisiche per quanto riguarda Buongiorno caro YouTube, siamo accidentalmente finiti una manifestazione per il clima, proprio acciderbolina. Niente, che raccontare, qua c'è un sacco di gente, un sacco di bandierine, un sacco di ragazzi, tutti a marinare la scuola, perché sti cazzi da scuola, E io farò un bello spettacolo con Giulia, con la gente che mi acclama, che ha tanto rispetto. Buonasera YouTube. Buonasera. Allora, stavo parlando da per una trentina di secondi e mi sono accorto che stava su modalità foto e non sul video, e quindi tutta la presentazione di Iperfantasia in cui c'ho questo impasto da preparare è andato perduto per sempre. Non è che noi ci mettiamo a replicare le cose. E senti un odorino po' pizza. Niente, oggi è stata una giornata molto soddisfacente, piena di proteine. Buongiorno caro YouTube, è domenica e lo si può dedurre ed evincere dal fatto che abbiamo una pigrizia che non finisce più. Tanto è vero che ancora è l'una e siamo sul letto. E ci stiamo facendo tante coccole e stiamo pensando a progettare come svolgere la giornata. Buongiorno caro YouTube, silhouette da pigiama di casa. Oggi è lunedì e in tutto questo anche oggi mi sono scordato di vedere e controllare se stavo riprendendo il video in maniera adeguata, tant'è vero che invece stavo su modalità foto. Non so perché ultimamente mi capita questa cosa. Ora, oggi inizia una giornata di quelle molto 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 particolari, perché la pantalina ritornerà a Buongiorno caro YouTube, mi trovo all'interno del parco dell'Acqua Santa e oggi ho portato con me in questo bellissimo zaino un sacco di roba. Ho già tirato fuori la palletta per far giocare Nero in tranquillità e non sentirsi appellare, subito viene a portarla per giocare. E oltre alla palla, vediamo, lancio, si appresta il tiro. Temporali. Buongiorno caro YouTube, questa giornata è iniziata molto bene, molto pienamente nella sua soddisfazione, che è quella del migliorare il parchetto. Piano piano sto sempre andando avanti in questo obiettivo che, come ho preannunciato, durerà più o meno un mese. Io spero che entro novembre più o meno avrò terminato tutte le bellissime idee che ho in mente di realizzare all'interno della... Buongiorno YouTube, oggi una ripresa particolare in cui sto facendo gli addominali in maniera un po' troppo grossolana, cioè deve stare con più tensione, stare attento a non crollare col collo, magari in maniera più lenta, così riesco a stendere veramente bene il muscolo. Ma perché sto facendo questo? Per il semplice motivo di... YouTube, buongiorno, è mezzogiorno e come in qualsiasi ora del giorno, forse o l'alba o il mezzogiorno o il crepuscolo è l'ora adatta per lanciare le proprie preghiere e così aumentare, incrementare il potere spirituale della magia divina che tanto mi è cara in D&D. Almeno questo è il principio su cui uno... Buongiorno caro YouTube, ecco il risultato delle noci del lavaggio di ieri. Molte sono state lavate, adesso stanno asciugando e nel frattempo alcune proprio, cioè con questo processo che ieri erano verdissime, si stanno aprendo un po', e sarebbe poi da fare questo lavoro che non mi va. Poi ieri mi sono arrivati un paio di cose. Prima di tutto questo,
Questo a che serve? È il seme per i prati. Che adesso ci andrò. Queste scarpe non mi c'entro. No, no. Ho fatto una spesa avventato che pensavo di aver fatto un affarone a 40, a 70 euro. Le Dr. Manzi taglia 48 e invece sono 48 cinese, quindi c'è boh, mi stanno strettissime, quindi le devo vendere. Intanto c'è stata l'uva, sono andato a fare un paio di bolle tanto per consumare il sapone, ci sta lì. Caro YouTube, buongiorno, benvenuto su questo tavolo da lavoro molto sporco, ma gli esperimenti continuano. Tanto è vero che ho comprato dello zinco puro a strisce in maniera tale da creare delle lamine come queste più o meno ottenute dalla tavola di rame, e in questo modo oggi cercherò di sperimentare finalmente una questione molto importante per me, che è quella di riuscire a incendiare una bolla. Buongiorno caro YouTube, la sagra dell'uva è terminata, oggi è martedì e mi ritrovo nel parchetto del santuario dell'acqua santa. Questa pausa drammatica era sul fatto che stavo soffermandomi sulla questione che io prima o poi questo nome lo cambierò e lo farò trasformare tipo il parchetto della scienza di Marino. E niente, adesso sto guardando se ho testato una merda, invece era un bastone. Ma perché sono qui oggi? Ciao YouTube, anche oggi parchetto dell'acqua santa, indovinate che. E così si conclude questa mattinata all'insegna della manutenzione del parchetto. Ma guardate, questa cosa è solo estetica, perché da come traballa, da come uno ci si siede, è una trappola. Cioè non ho fatto un tavolino con le panchine, ho fatto una trappola. Vabbè, io spero che solo a livello estetico, no? Che uno arriva, cioè ho spesso pure il secchio e così a molti servizi la vede un po' meglio. Ho raccolto un po' per le. Ciao YouTube, buongiorno! Parte superiore del parchetto dell'acqua santa, ho raccolto un sacco di noci e mi sono divertito anche a spezzettare un po' la legna, a craftare un po' di wood, di stick di legna. Qui purtroppo ancora abbiamo i reduci del SG, cioè veramente, poi vabbè, queste buste nere stavano là, io l'ho trasferita qua, così dico almeno. Per YouTube, postazione PC quest'oggi, perché sono andata al bosco, ho fatto una bella passeggiata in mezzo a una temperatura molto fresca e umida, posso dire, però era quel umido piacere che ti risveglia, che ti fa ti stappa il naso, ed è quell'umidità poco poco leggermente meno del mite. E niente, oggi Gennaro così passerà a fare la spesa, a farcene dentro. Caro YouTube, buongiorno, la mattinata è stata trascorsa già, ci troviamo ormai a pieno della metà del pomeriggio, e in questa giornata particolare dell'11 era ieri, quindi oggi è 12 ottobre, è finalmente giunto a termine il processo di mistura, se così vogliamo dire, di preparazione per il liquore all'erba pipa che sto creando. Ma ecco, oggi caro YouTube, più o meno sto andando così la giornata. Io che gioco con Nero, lancio la palla e Nero la fa rimbalzare nel suo tentativo di afferrarla. Addosso ha una panterina, Malula Ula, andate a vedere i suoi video su YouTube e su Instagram, la potete seguire. E buongiorno caro YouTube, mi trovo all'oscuro di questa stanza dello studio, sto per portare Neroschi al pacchetto, dove controllerò principalmente se ci sta un po' di monnezza lasciata dalle signore che hanno fatto baldoria e prestato, ecco Nero in attesa carinissima di essere portato in giro. Ma in tutto ciò oggi mi sono svegliato molto alle grotto canterino, ma poi nel procedere delle poche ore. Buongiorno caro YouTube,
Quarta volta che sto provando a registrare questo video perché ogni tanto mi impappino e soprattutto andando a canovaccio, andando a ruota libera, mi sto perdendo in molti discorsi, passando dalla visione druidica derivata dalla cultura del Dungeons & Dragons dei giochi di ruolo, al parlare di come questo paese che si trova all'incirca tra due paesi differenti come un albano o una frascata. Ho registrato adesso un video di 5 minuti del mio diario molto bello, però memore di ieri che per caricare un video di 5 minuti ci ho messo quasi 3 ore. Oggi cercherò di essere molto più sintetico, molto più breve, quindi insieme a Nero vi rimembro e mi ricordo a me e penso a cosa vorrei realizzare su questo parchetto. Questo parchetto che non solo nel suo grande sogno mastodontico sarebbe quello di tramutare questo luogo semi-abbandonato e interrotto da una chiamata improvvisa, mi sono ritrovato molto divertito da questo fatto per il semplice fatto che è fatto. No, vabbè, mi sono trovato interrotto nel mio parlare, ma soprattutto nel mio flusso di pensieri inerenti alla sistemazione del parco. Tanto è vero che oggi mi sono portato il taccuino, questo taccuino, ho preso alcuni appunti. Cioè, per esempio, sull'altezza, cosa fare, la panca, perché mi è venuto in mente di un qualcosa di particolare. Ah, buongiorno YouTube, questa è la quarta volta che provo a registrare, a parte la lunghezza e i discorsi sconclusionati che sto facendo. Oggi quello che mi preme da raccontare, da fissare nella memoria virtuale, è quello della stanchezza del portare a lungo termine un progetto che si è dimostrato più complicato, se così lo vogliamo definire, o almeno meno soddisfacente di quanto all'inizio mi ero raccontato. Quindi il TTS Food sta alla sua penultima data con me presente. Buongiorno YouTube, sono riuscito a mettere in equilibrio la GoPro, quindi adesso non si sentiranno più rumori che io smanetto. Ma di cosa volevo parlare? Volevo parlare in maniera abbastanza veloce di come oggi mi sono dedicato un ritaglio di tempo per far cosa? Un cazzo, no, non è vero, stavo improvvisando. La serata di ieri è stata trascorsa in maniera abbastanza piacevole. L'aspettativa del festival è iniziata così, con un bellissimo sogno molto lungo, che se lo dovessi e volessi raccontare, sarei praticamente un'ora solo a raccontare di tutta questa storia. Cioè, ho dei piccoli flash, però più ci penso e più si innescano tutte nella storytelling, storytelling. E niente, buongiorno YouTube, visione appannata, a quanto pare l'essere stato in tasca per qualche minuto ha reso appannato l'obiettivo. Mi si vedrà meglio? Controlliamo. Sì, un nero giocoso si vede abbastanza nitido, perciò anche questo nasone imponente, importante, si vedrà bene. Sono un pochino stanco, mi sono svegliato molto presto, anche se ieri sono andato a dormire stanchissimo. Buongiorno caro YouTube, qui c'è un nero sfranto e distrutto dall'intenso gioco che c'è stato a parchetto, tanto è vero che io volevo giocare e riprendermi contemporaneamente, ma tra una chiamata e un'altra mi sono scordato di fare ripresa e quindi facciamo una ripresa post gioco. Ora, un'altra cosa che mi preme da dire è che siamo arrivati all'ultima settimana in cui mi vedrà impegnato il TTS Food, o almeno l'ultimo video. Anche oggi mi sono portato la telecamera al bosco e alla fine me la sono scordata di riprendere, quindi il vlog sarà realizzato qui in casa, in cameretta, come ultimamente ci stiamo abituando io e la mia mente, perché siamo rimasti in due. No, non è vero, anche io vedo i video di questo diario, sarà bello vedere alla fine fare un video unico, lunghissimo, con la raccolta di tutti i video e chissà cosa esce, cioè, poi la. Che YouTube, un buongiorno a scellare da me in questa giornata così calda, cioè. Siamo praticamente alle 6 di novembre e fa caldo, tanto è vero che io sto ancora, cioè, con la canotta della salute.
In questo momento il mio pensiero principale è quello di risolvere il problema legato a domani, a come arrivare e come ritornare dal TTS Food Tappa con gli Albani, causa sciopero generale. No, caro YouTube, mi trovo al parchetto. Oggi la stanchezza vige suprema. Sarà stata che lo sciopero indetto da molti sindacati per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico e altre cose ha rovinato un po' i miei progetti, che erano oggi di andare al TTS Food, iniziare l'ultima tappa e dopodiché venir raggiunto da Panterina e poi. Caro YouTube, buongiorno. Avevo cliccato in malo modo il pulsante per avviare la registrazione, tant'è vero che non ha registrato. Oggi è sabato mattina, io tra poco, almeno circa fra un'ora e mezza, mi dirigo all'insegna del food truck. In questa situazione di chiusura delle feste, sto un po' rintontito, se così vogliamo definire, perché anche. YouTube, buongiorno. Erroneamente, compulsivamente, ho cliccato due volte il tasto e quindi la prima registrazione non è andata. Oggi è un grandissimo giorno, è 27 ottobre e l'ultima data dei Colli Albani TTS, finalmente non vedo l'ora che finisca. Intanto io bestemmierei forte forte quella forte forte perché accendo il PC, schermata nera, e paralelamente mia madre è stata sul PC, poi ha detto è finita, buongiorno YouTube, TTS Food, a quanto pare le date principali sono terminate e perciò finalmente sono in una nuova fase, in una nuova fase della mia vita e dovrò stare un po' più attento nel organizzarmi ora che il paracadute TTS Food, la rete di sicurezza, non ci sta più. Ora penso che mi prenderò almeno una settimana, se non due, di. Buongiorno, caro YouTube, questa giornata dedicata alle faccende di casa, tra cui cercare di far schiudere questo grande costretto che ci sta facendo qui, che io qua ho tutto bello pulito, devo spazzare, sto lavando i panni, ma in tutto questo anche, oltre alle faccende di casa, sono le 11:20. E mentre sto facendo questa cosa, non sono. Buongiorno, caro YouTube, questa giornata uggiosa è plumbea. Ecco, sembra che finalmente novembre sia giunto. Io sto scrivendo alcune cose per quanto riguarda per quanto riguarda la lista di spese da fare, ho alcune cose interessanti da comprare per quanto riguarda il progetto del senza parchetto, per quanto riguarda un dono. In tutto ciò un'altra cosa molto. Caro YouTube, iniziamo così con un callo mega galattico. Ma come me lo sono fatto questo callo, anzi, questo futuro callo, anzi, questa escorazione, si chiama escorazione, vabbè. Questo dolore persistente e bruciore me lo sono fatto lavorando con Dipala per impiantare all'interno del terreno del parchetto dell'acquasanta una panchina che anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo bene, è stata sradicata. Quindi, dopo tutto questo tempo, dato che. Buongiorno caro YouTube, 1º novembre e in questo mese vado quasi a concludere il mio progetto di decoro e manutenzione di questo parchetto del Santuario dell'Acquasanta che ormai io presto o tardi lo ribattezzerò il parchetto della scienza. Ma oggi come ho concluso, o almeno come ho adoperato la mia mattinata? In questa maniera, ovvero costruendo un tavolo da scacchi, prendendo materiali recuperati qui abbandonati. Ciao YouTube, buongiorno, mi trovo a casa. Oggi purtroppo non sono riuscito a leggere in maniera approfondita questo bellissimo libro che consiglio a tutti quelli che sono incuriositi dal mondo della matematica e dei meccanismi che ruotano intorno ad essa, in maniera non tecnica, ma in maniera simpatica, divulgativa. Ci sono tante cose interessanti che parlano di algebra, geometria. Buongiorno caro YouTube. Allora, giornata uggiosa e piovosa, come si può vedere da fuori. Vediamo se prende la luce. No, non la prende.
Vabbè, a parte che è domenica e quindi ci stanno quei balordi tifosi ignoranti come zappe a urlare per tifare un calcio, quindi cioè, io stavo studiando matematica e mi devo sentire sti urli. Per fortuna che una scrosciata d'acqua l'ha proprio silenziati. Buongiorno caro YouTube, ritornato appena dal bosco, oggi è 4 novembre, giorno dedicato alle ricorrenze dell'esercito e cose del genere. Mai più altre guerre! Vabbè, queste sono le frasi fatte dei fricchettoni. E niente, che volevo dire? Stavo pensando, mentre stavo al bosco e studiavo matematica, leggevo matematica, mi sono reso conto, almeno mi sono reso conto, mi è balenata un'idea malsana della serie. Ma non è che noi, YouTube, in questa giornata un pochino uggiosa e ventosa, ieri sera mi ha preso un attimo scribizio di vedere alcune cose inerenti al D&D, alla quinta edizione. Sarebbe bello di poterci giocare, però mi sto rendendo conto che in teoria non c'ho tempo da poter dedicare a questa attività. Nel frattempo, Kirdub, buongiorno, mi trovo al bosco, giornata leggermente autunnale, tant'è vero che mi sono vestito un pochino leggero, sto cominciando a sentire un leggero fresco. Nel frattempo possiamo notare un cagnotto che gioca con la palla, poi mi sono dedicato un attimo a ripulire, ma proprio in maniera molto blanda, l'altare in memoria del 4 novembre, cioè che sarebbe l'altare in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. E in tutto questo mi sto rendendo. Kirdub, buongiorno, che giornata! Se lo facevo apposta non ci riuscivo. Ok, in teoria dovrei mettermi in equilibrio queste pietre, ma sì, questo vlog sarà nella vedere come si mette lo stone balance. Allora, questa è una giornata un po' particolare perché al bosco, che sono stato fino adesso, ero uscito più o meno che era mezzogiorno. Buongiorno caro YouTube, tornati dal passeggio con Nero, siamo frascichi, fradici, bagnati. Abbiamo preso una peggiorlina quando sono al bosco e invece nel ritorno a passare in città, in paese, abbiamo preso proprio tutto il temporale. Guardate i calzini che sono proprio zuppo. E niente, in tutto questo nel mio passeggiare ho preso tempo anche a fare le foto. Guarda solo la brava giocoliera. Vediamo una panterina che fa girare le palle. Le Perché mi girano a me e le giro anch'io. gli girano le palle, non si sa perché. Perché mamma le ginocchio. Gli fa male. Ieri ci siamo visti Joker, tutto di capovolà. Buongiorno caro YouTube, buongiorno Dai. Paterina. È proprio prima mattina e ho appena svegliato in maniera traumatica aprendo le persiane. Una povera felina che sta ancora a letto. Penso che non uscirà più tutta la giornata. Ieri ci siamo chiusi tantissimo a giocare a Dragon Quest. No, a Cat Quest. Cioè, siamo stati tipo 4 ore a giocare e abbiamo avuto difficoltà a staccare. Buongiorno caro YouTube, giornata di pioggia lunedì. Passeggiatina con Nero sotto l'acqua e insieme alla panterina che è in versione puffo. Se ne puffo o vecchio di Minion? La scelta, sono di quanto acqua fa. Siamo sotto botta da Cat Quest. Quindi stiamo pensando addirittura di fare una passeggiata più breve del solito per andare a giocare. Buongiorno caro YouTube, cosa accade quando si passeggia con un cagnotto al bosco mentre piove? Niente, il cane si diverte, ma soprattutto tocca asciugarlo! Magari con un asciugamano un po' più grosso, ma sono 3 giorni che faccio questo. No, no, no! Cioè, stava facendo cadere tutto. Vieni qua. Buongiorno caro YouTube.
giornata un po' uggiosa e mi trovo a Villa Desideri, nei pressi di Marino, anzi al centro, uno dei tanti centri di Marino, e mi sto dirigendo a comprare le lamine di alluminio per creare una fantastica appendice da inserire all'interno della valigia, un braccio prensile che poi si trasformerà in un piano luminoso su cui poter fare le bolle di sapone. Hey Dub, buongiorno, questa giornata di tanti auguri mamma. Mi sono arrivati i pacchi, comprando non è mio ma scarto comunque, regali fatti per me. Allora qui possiamo vedere della bellissima plastica rinfoderata. Cosa ci sarà arrivato quest'oggi con Amazon Prime? Andiamo a scartare con molta attenzione dal lato del pacco in questa maniera un altro pacchetto che dovrà essere molto tempo. Buongiorno, che YouTube, una giornata novembrina fatta di vento e pioggia. Io mi ritrovo nel mio studio a progettare, elaborare nuovi fantastici numeri da portare in strada o ovunque vi è richiesto. Mi sto rendendo conto che questa valigia sta prendendo sempre più forma di un'idea che era un prototipo nella mia mente. Buongiorno caro YouTube, molto scoglionato, ho fatto una ripresa da 5 minuti al bosco sotto la pioggia, mi ero preso pure in una bella posizione su uno scavo facendo un contrasto di tutta la terra mossa battuta dalla pioggia, da questi tubi con colori accesi e sulle spalle il transennato, la rete arancione fluo che andava molto in contrasto al giallo cromatico con la mia mantellina blu opaca scura. E cosa è successo? È successo che non vedo YouTube. Sotto la pioggia pulisco la lente, io e Nero stiamo passeggiando nel bosco e a quanto pare non siamo gli unici festacchiotti che hanno deciso di camminare allegramente sotto quest'acqua che rende molto bagnata la festeggiata per il semplice motivo che piove a vento e fa delle raffiche turbolente in tutti i sensi della parola, perché ogni volta arriva proprio una raffica di pioggia intensa. Ma che YouTube, inizia così questa giornata, ovvero con il nuovo acquisto fatto per realizzare un nuovo tipo di spettacolo come stavo accennando ultimamente. Praticamente cosa farò? Cercherò di installare quello specchio che avete visto di infinite prospettive, di infinita prospettiva, qui all'interno. Dopodiché questo si aggancerà così, andrà in su in questa maniera e... Buongiorno caro YouTube, mi ritrovo allo studio. Devo fare alcune cose. Per esempio, oggi vorrei dedicarmi a completare il piano luminoso, quindi creare proprio la costruzione fatta bene, e dopodiché nel pomeriggio, se non piove troppo, se non diluvia, andare a comprare quei materiali che mi servono per... Oggi è 20 novembre, giorno mio compleanno, e in tutto questo, vedete, mi sono lasciato un po' trascurare, provo di far crescere la barba, mi sto dedicando molto all'artigianato, allo studio della matematica. Oggi, mamma mia, che lettura interessante è stato il capitolo riguardo alla topologia, soprattutto alle varietà delle superfici, cioè che cos'è una varietà intesa in topologia, cose che ancora non ho compreso e quindi fatico a parlarne, ma mi si è acceso un intruso. Buongiorno caro YouTube, in questo casino mi ritrovo a pulire in maniera molto grossolana la stanzetta dove... Che poi non è stanzetta magazzino, sta casa è un magazzino. Fa veramente cagare, quindi ho trovato almeno dietro solo a tre quarti a sto spazio c'era tutto quello sullo schifo. E niente, è andata fantastica, inizia da dei grandi modi meravigliosi e sono qui con la panterina che ha portato la sorpresina. In realtà è arrivata prima. Sì, è arrivata addirittura prima del mio compleanno. Però poi il foglietto si fa il giorno del tuo compleanno, però ancora non è arrivata. Però la cosa bella è che io, cioè, mi è arrivata,
Allora, cari amici di YouTube, oggi ci stiamo qui prodigando in cucina insieme al signor Panterina e al nostro fidato cane nero per cucinare. Ma cosa cuciniamo? Signora Panterina, ci dica. Una pizza, ci metto un bizzico di sale. Sale, fine. Una bicchiera di lievito, pane angelo. In realtà io uso sempre il cubetto, però abbiamo trovato un lievito. YouTube, giornata molto ideale per giocare o iniziare a giocare a un gioco che ha segnato profondamente la mia esistenza, ossia D&D. In questa giornata, insieme ai validi avventurieri, tutti da conoscere e scoprire, dato che sono gli amici della Panterina e quindi a me nuove persone, inizierà questo giorno, finalmente una giornata solare dopo molti giorni passati sotto nuvole cariche di pioggia. E in questa giornata già mi sono prodigato a dare una rassettata veloce a una stanza impolverata, a pulire un passare lo straccio. Ho fatto pure un acquisto abbastanza consistente, che è quello di un robottino per le pulizie domestiche, che sarà un regalo natalizio da porre ai miei genitori, in maniera tale da... Buongiorno caro YouTube, finito ora di fare, di fare il giardiniere, sistemare tutto questo giardino insieme a Nero, che controllava i lavori e mi molestava con il voler giocare con la palla. Probabilmente questo video si interromperà perché ho lasciato la telecamera accesa in tasca adesso e si è scaricata. E niente, ho pulito tutto, tagliato. Buongiorno caro YouTube, vi sto salutando dal solito e noto ormai Parco Colonna. E in questa giornata tipicamente autunnale, dove possiamo notare come le nuvole avvolgono la terra in questo momento nella regione in cui sto abitando, nel Lazio, e mentre stamattina c'era un bel sole solare, oggi mi sono ritrovato, dopo poche ore, verso l'ora di pranzo. Poi che bella giornata di pioggia, dopo una singola, in questa settimana solo martedì ha fatto un po' di bel tempo, poi più o meno una mattina regge e poi fa una scollata di pioggiolina. Nel frattempo sono molto contento nel portare a compimento, almeno oggi forse se sono bravo, completo tutta questa valigia. Non sono sicuro perché poi ci saranno alcune cose da vedere. Però intanto, buongiorno, mi trovo al TTS Food Tappa San Paolo, e in quello che era un ex maniero di autobus, o tuttora lo è, non lo so, però abbastanza carina come tipologia di poter fare spettacoli. Cioè, si abbina molto al mio outfit steampunk, secondo me. Tipo, vedete i stiali che mi sono dovuti togliere perché, diciamo, meglio avere il piede lì. Sto in procinto di andare alla seconda data del TTS Food San Paolo. E com'è andata? È andata abbastanza di schifo, a causa del fatto che c'erano poche persone, il clima non era degli ideali. Io ho questa gelosia tanto e niente, in tutto ciò io mi sto trovando un po', non è annoiato, però ieri dobbiamo passare più il tempo. Buonasera YouTube, oggi è primo dicembre, sono l'influenza, quindi oggi vado per TTS, è saltata per me e sono andato a prendere la legge e tornato a casa a crogiolarmi nel torpore del letto. Ho fatto qualche stupidaggine nel frattempo, ne parlerò, non lo so. Sempre mi trovo qui a casa nel sistemare e fare il cenerello, quindi ho pulito la camera, ho sistemato la valigia, adesso mentre mi prodigo nel fare questo video e poi metterlo a caricare, pulirò anche lo studio. E in questa maniera penso di trovarmi con tutto il lavoro già fatto
per poi domani andare all'inaugurazione del Lazio Store a Roma. E una volta fatto, YouTube, allora premettiamo, questo video potrebbe essere molto controproducente da parte mia, perché va a toccare dei tasti inerenti. Allora, come sarà mostrato tra poco, ieri ho preso parte all'evento dell'inaugurazione del Lazio Store, ma facciamo vedere com'è andato. Buongiorno caro YouTube, oggi è martedì e mi ritrovo al negozio, anzi all'inaugurazione del negozio della Lazio, e qua siamo grandi preparativi e per la prima volta mi ritrovo, caro YouTube, mi ritrovo in questa stanza a parlare dopo uno sfogo completativo della giornata di ieri, che purtroppo questa è la situazione quando uno si accettano dei lavori non pienamente concerni alla propria morale, al proprio senso etico, neanche morale, al proprio spirito di affinità. Quindi quei soldi che uno prende, li prende in maniera... Sono fino adesso a fare uno sfogo davanti a questo cellulare con la presunzione, o almeno con l'intento di registrarmi, e poi indovino io da solo, non l'ho registrato per il semplice motivo che, per aumentare la qualità dell'immagine, cosa ho fatto? Ho reversato il cellulare senza vedere la telecamera, quella del selfie, che ha una risoluzione minore. Perciò ho fatto una ripresa al buio. Buongiorno. Allora, ieri avevo creato qualcosa di fantastico. Come potete vedere, questo sarà il prototipo del tavolo luminoso, nonché un cubo fatto di luce per i miei spettacoli. Però qual è stato il problema? Che non riuscendo a smettere di lavorare ieri sera, ho insistito, tanto è vero che poi col giungere della stanchezza e del volere... Buongiorno caro YouTube, mi trovo qui a Piazza Genzano, su un mercatino di Natale, o almeno un po' di mercatini artigianali. Questa è la piazza principale e dinanzi a questa bellissima stella mi ritrovo a animare, alimentare un po' gioia e allegria questa piazza. Siamo arrivati all'ora di pranzo, diciamo la mattina è stata abbastanza proficua per quanto riguarda i bambini, si sono divertiti. YouTube, buongiorno, alle 20, mi sono svegliato prestissimo, la bellezza delle 8, anche se devo dire la fase del... come posso spiegarlo? Ah sì, la fase alzata biologica è stata un po' preceduta dal suono della sveglia, e questo mi dà molta soddisfazione perché significa che sto pian piano prendendo un bioritmo naturale. E in questo giorno di pioggia uggiosa, non si vede tanto ma fidatevi che è così, Buongiorno che YouTube, mentre inizio a sistemare le stoviglie all'interno dei appositi spazi, e vediamo se c'è un po' di caffè, facciamo un po' di luce, cosa che è, quasi quasi me lo rifaccio, e in questa giornata mi sono svegliato presto, mi sto fomentando nuovamente. YouTube, in mezzo al traffico di Marino, mi sto recando a casa. Dopo aver fatto la passeggiata questo cagnetto in mezzo al bosco, sono uscito e dopo una grande lamentela, nonché segnalazioni varie durate 3 mesi, finalmente hanno portato via i rifiuti all'ingresso del cimitero di Marino, o almeno dell'ingresso della parte secondaria. Però qual è il problema? Cioè, perché continuerei a lamentarmi? Buongiorno caro YouTube, sarò molto veloce e rapido. Insieme a questa bellissima panterina, come potete osservare, siamo arrivati alla co-working house a Bologna.
In tutto questo il viaggio è iniziato in maniera speciale, in cui io mi sono dovuto fare una corsa, se così si può dire, per arrivare al treno con valigia e zaino e facendomi con questa valigia in braccio. Guarda, devi dare la mano. Buongiorno caro YouTube, ci troviamo a Bologna e qua sotto c'è una signorina Babbo Natale che sta facendo prodigi con Yula. E in questa bella giornata di sabato è uscito un sole da paura, si sta anche molto bene, cosa che non mi aspettavo minimamente di starci. Qua ci sta tantissima gente, ma veramente tanta. Caro YouTube, oggi sono qui col diario di Para, mentre Para piscia. Volevo fare questo diario a posto suo mentre faceva spettacoli, però sono stata colta da mia cugina che è venuta prima del previsto, quindi sono andata in giro con lei. Poi si erano fatte le 4, c'era freddissimo, ho detto no, me ne vado a casa. Mi ritrovo qui all'Acqua Santa, nuovamente qui a Marino, e che dire, ci sta un'energia del vento, del cambiamento. Nero sta a mille, cioè nero non gli pare vero, cioè penso che era da un po' che non giocava così, o almeno venerdì non l'hanno portato in giro, sabato penso poco gioco. E di che cosa potrei parlare se non del fatto che in una... Oh, e con questa inquadratura di una marionetta che è stata momentaneamente appesa, inizio questo chiaro diario mentre questa giornata prosegue con tante tante cose da realizzare e voler fare. Tra tutte queste devo sistemare per esempio una cosa che avevo lasciato in sospeso, ovvero la pedana della luce, del salone, dopodiché, fare questo video, poi lasciare questa parte aperta e chiamarlo. YouTube, buongiorno! Insieme a questo bellissimo cagnotto mi ritrovo a passeggiare nel bosco dove un manto di foglie ha ricoperto il terreno, dandogli un colore molto particolare. Un colore che qualche giorno fa, qualche settimana fa, era di un rosso e giallo e arancio. E adesso invece si sta trasformando nel color terroso, tanto naturale. Bubba, buongiorno, sotto questa pioggia appena terminato di fare la spesa. E come al mio solito mi ero preparato la lista delle cose di comprare, non solo quelle alimentari ma anche per quanto riguarda gli spettacoli e nuove gag accessori. E come capita spesso in questi casi, nel momento stesso che vado e entro nel negozio, il biglietto che avevo preparato non l'ho trovato. Controllato le tasche. E con questa giornata pre-vacanze natalizie, anche che uno appena termina le scuole finisce le vacanze, non esistono più le vacanze natalizie, mi sono ritrovato a voler fare qualcosa di carino con questa casetta per uccelli che qualche anno fa è diventata poi un alveare di calabroni. Perciò una farna, no vabbè, una casa dove io. Quindi stavo pensando. Caro YouTube, buongiorno, in questa giornata di pioggia e nebbia, anche se non si vede abbastanza bene con queste riprese, mi sto dirigendo in un luogo molto speciale. Non è il solito parco, perché questo è il parco nella nebbia, anche se la nebbia in questo momento già si è diradata. Ciò comporta che presto tornerà di nuovo la pioggia, probabilmente. Ma in questa giornata di pre-Natale... YouTube, è tardi, è veramente tardi, sono quasi le 10 passate. Io oggi ho passato la mia giornata con una pseudo-influenza intestinale. Ho vomitato ben 2 volte, poi cerco di andare in bagno senza ottimi risultati. E quindi mi sono preso questa giornata di riposo. E sto notando che questa è la seconda domenica che mi cade ciò. Sarà che dovrei stare un po' più attento. Cioè, io penso che mi accade quando so di non poter... Allora, ricominciamo. Buongiorno. Stavo registrando un video che parlava di un progetto che da lungo tempo sto cercando di
realizzare o a meno di cogliere quell'opportunità. E come stavo annunciando in questi giorni, tutti quei mini progetti che ho rimandato per lungo tempo e che erano destinati a realizzarsi quest'anno, li sto facendo tutti in questi giorni. Ma ecco, vedete, infatti un'altra cosa non era, non solo era andato a cambiare la base. Il dub, lì c'era la cassetta dello gnomo da me installato qualche giorno fa, 2 giorni fa, e adesso mi ritrovo nuovamente nel bosco in questa mattina particolarmente fresca, fredda aggiungerei, insieme al mio affidato cagnotto nero. E oggi la mia idea era quella di installare quella famosa rete arborea, così la voglio chiamare, nella speranza che funzioni. Buongiorno, mi trovo nei pressi dell'ospedale di Marino, San Giuseppe, e oggi, così, dato che è la vigilia, voglio fare una buona azione. Questa buona azione sarà dare una piccola ripulita, cioè un piccolo gesto simbolico nel raccogliere solo le bottiglie di vetro che incontrerò da qui fino all'ingresso del parco, o almeno all'ingresso della Villa Desideri. A few moments later. Diciamo che iniziamo. Ciao YouTube, buongiorno, è Natale, con Happy Birthday as news, vabbè. Allora, questo è un piccolo giardino che si trova prima dell'Acqua Santa, che ultimamente è stato soggetto a lascio di spazzatura. Quindi, cercando di mantenere fede alla mia filosofia del contrastare il degrado, cosa farò quest'oggi? Semplicemente cercherò di raccogliere questa monnezza suddividendola in più buste per facilitarne il trasporto e poi portarla in... Caro YouTube, buongiorno, mi trovo in questa bellissima camera, stanza un pochino disordinata, ma che adesso provvederò a sistemare. E qual è l'obiettivo di oggi? Allora, intanto queste felpe sono asciugate da ieri, quindi le posso rimettere e riporre. Il mio regalo di Natale per i miei genitori è stato questo, un robottino che aspira i lavi pavimenti in maniera tale da... Buongiorno, in questa giornata solare praticamente ho mangiato chili e chili di polvere nella pulizia. Ho provato il robottino regalato ai miei genitori per Natale, e questo regalo è stato, diciamo, ambivalente, perché l'intenzione non era donare il robottino, ma era donargli più tempo libero e non doversi più dedicare alla pulizia della casa, e quindi ritagliarsi più tempo e faticare di meno. YouTube, buongiorno, mi ero lasciato la fotocamera, la Go Action, in tasca accesa, e per fortuna mi sono accorto dal suo surriscaldamento, e quindi c'è praticamente metà batteria andata. Vabbè, e mi ritrovo dinanzi all'alberello, che ho deciso che, dato visto praticamente quasi una stagione passata e non riesce a crescere perché a quanto pare l'apice inferiore del... Buongiorno, io pensavo di stare a riprendere, invece non ho ripreso. Quindi tutto il bel intro iniziale con la panterina che gioca con Lula non è stato registrato. Allora, mentre lei giocava, stavo dicendo che la mia intenzione sarebbe quella di fare una leggera manutenzione del posto, per esempio rimettendo la staccionata al suo posto. Quindi, mentre la panterina in questo momento si sta divertendo a... YouTube, buongiorno, sto appena risalendo le scale del mio studio, dello studio in cui tante cose vengono create e ideate, e in questa giornata, finalmente, con un ritardo di quasi una settimana, è arrivato il puff. Questo puff 33x30, chissà cosa stavo indicando, mi servirà come futuro contenitore delle mie cose durante gli spettacoli, ma soprattutto... Allora, buongiorno caro YouTube, siamo arrivati adesso a Udinit, a Frascati, e guardate la tecnologia, sta bene già il lezione. Niente, siamo arrivati 10 minuti fa, pensavamo di stare soli, e nell'arco di 10 minuti si è già, non riempito, ma già stanno arrivando persone, quindi approfitto di fare ora il video prima che si era troppo confusione. Quindi nuova esperienza a Udinit e Frascati.